Buonasera a tutti, grazie di essere qui, direi grazie soprattutto all'Accademia Chigiana perché ragionare di cultura in una location, come dicono quelli bravi, come questa è davvero importante. Non solo perché l'Accademia Musicale Chigiana è una delle assolute eccellenze della nostra città, ma perché rientra in quell'alveo, diciamo, largo della formazione che è uno delle identità peculiari di questa città, cioè la città della formazione. Se ci pensate, due università, l'Accademia Chigiana, l'Istituto Franci che sta per essere statizzato, e poi Siena Jazz, che è ormai un'università del jazz. Insomma, siamo davvero una città della formazione, a volte non ce ne rendiamo granché conto. E quando parliamo, come stasera, del valore della cultura, grazie a questa volontà di costruzione di un processo in qualche modo condiviso da parte della Fondazione Monte dei Paschi, non dobbiamo mai dimenticare queste peculiarità, la città della formazione appunto. La iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi, che giunge stasera alla conclusione di questa piccola parte di un percorso già iniziato con Siena 2030, questi tre tavoli di lavoro, che non sono dei convegni, quello di stasera non è un convegno, è un modo per raccogliere, non solo dai relatori e da chi interverrà, perché è stato anche sollecitato, ma da chi è in sala, è un'esperienza da portare, di portare un piccolo tassellino in quel mosaico che poi la Fondazione ricostruirà per giungere a un progetto strategico. La condivisione delle idee. Beh, se ci pensate, per le caratteristiche che ha la nostra città, soprattutto negli ultimi decenni, è una rivoluzione. La nostra è una città che ha scoperto di essere troppo divisiva, che si è scoperta un pochino iraconda, che si è scoperta con poca volontà di comprendere reciproci difetti per giungere invece a comprendere eccellenze e competenze che sono sparse nella nostra città, ma che devono essere scavate, un po' come quando si va a scavare nell'orto le rape, bisogna andare un po' in fondo perché c'è sempre questa difficoltà di far emergere le eccellenze e le peculiarità, eppure ci sono. Questo tavolo di stasera, il valore della cultura, in realtà è iniziato il 9 settembre, quando c'è stato il tavolo sullo sviluppo economico e in particolare sull'intelligenza artificiale. Oggi, a mio parere, non si può parlare della cultura se non avendo ben presente dove siamo, dove stiamo andando, si diceva una volta, ma dove siamo dal punto di vista di ciò che sta accadendo sul fronte dell'intelligenza artificiale. Ci sono degli istituti di ricerca, soprattutto statunitensi, che dicono che il 38% dei lavori che si stanno facendo in questo momento in America spariranno, perché saranno sostituiti da operatività di macchine. In virtù della potenza di calcolo degli algoritmi ci saranno delle modalità di lavoro automatizzate. Ciò non significa che non ci sia più bisogno dell'uomo, ma che l'uomo potrà e dovrà fare altre cose. La cultura è uno di quei settori dove però le macchine possono arrivare fino a un certo punto, perché l'intuizione, la capacità di comprendere, di emozionarsi anche rispetto agli studi che si fanno, che sono una base per poter arrivare a qualcosa di positivo nel mondo della ricerca e soprattutto della ricerca sul fronte della cultura, nessuna macchina potrà in qualche modo su questo fronte sostituirsi all'uomo. Qui stasera l'obiettivo principale è quello di ragionare su una cultura sostenibile, cioè su progetti che siano legati al territorio. Ed è facile che progetti sulla cultura siano legati a un territorio come quello senese, ma che abbiano sempre di più la vocazione di essere sostenibili, economicamente, come dire, autonomi, o comunque in grado di approfittare del valore aggiunto che può dare una sollecitazione progettuale, un bando di partenza per poi arrivare a questo. Io non so se ci siamo sforzati molto negli ultimi anni a Siena su questo fronte, parlo degli ultimissimi anni, quelli dopo
la fase della crisi della banca, quella in cui c'era bisogno di ragionare in termini di sostenibilità economica, però credo che ci sia molto, molto bisogno. C'è una grande vivacità del mondo culturale senese, c'è una grande capacità di ideare e di progettare, bisognerebbe vedere di riuscire ad avere in mente anche questo tema, cioè la cultura che si, che dando valore a se stessa dà valore anche alla propria progettualità. Per parlarne ci sono tre relatori, a mio parere, azzeccatissimi, la Fondazione ha scelto molto bene, che sono Francesca Velani, Damiano Aliprandi e Roberto Ferrari. È facile capire chi è che manca, insomma, ecco, ma arriverà tra pochissimo. Io dopo, quando darò a loro la parola, ai singoli relatori, mi piacerà illustrarvi un po' meglio che cosa sono, che cosa fanno e perché sono qui. Però al momento io mi cheto e do la parola al presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Carlo Rossi. Prego. Buonasera a tutti, grazie Daniele, grazie a Roberto Ferrari, grazie a Damiano Aliprandi, della direttore ricerca e consulenza della Fondazione Fiscarraldo, grazie anche alla dottoressa Francesca Velani, che la ringraziamo in anticipo, è un po' in ritardo. Grazie a Daniele Magrini che si è prestato, diciamo, molto, con molta disponibilità, anche con qualche, mi verrebbe a dire, anche con un certo entusiasmo a animare questa serata. Ha già detto molto, quasi tutto. Questa iniziativa, insieme alle altre due che abbiamo fatto nell'arco degli ultimi 10 giorni, si inquadrano in questo percorso che la Deputazione Generale e la Deputazione Amministratrice hanno voluto, che abbiamo chiamato Siena 2030, diciamo il tentativo sostanzialmente di pensare con un respiro un po' più ampio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, almeno così ci è sembrato, il desiderio di provare a fare una valutazione. Prego, accomodi. Gli abbiamo già dato il benvenuto, quindi. Anche perché sono acquarsi dalla porta di dietro. Quindi dicevo, il desiderio, il tentativo da parte della Fondazione di pensare al futuro di questo territorio, anche un po' al futuro di se stessa, devo dire, ma soprattutto al futuro di questo territorio, come dire, con un respiro un po' più grande di quello che non siano soltanto la programmazione e la pianificazione dell'anno per anno, insomma, no? Noi crediamo, questo lo abbiamo detto più volte, che questo, diciamo, il tessuto sociale in tutte le sue componenti, da quello dello sviluppo economico al welfare e quello della cultura, abbia bisogno di essere ripensato. È stato fatto un accenno, mi viene subito una battuta, è stato fatto un accenno sulla sostenibilità economica della cultura. Ecco, io credo che, per esempio, lo dico così, metto subito i piedi nel piatto, che diciamo, a questo limite sulla sostenibilità, quindi sulla insostenibilità, diciamo, di questo tema, abbia contribuito notevolmente la Fondazione Montepaschi nel passato, perché come dire, tutte le iniziative erano finanziate, le risorse erano quasi infinite e quindi tutto gratis, diciamo, credo, lo dico, ripeto, insomma, assumendomi anche quel poco di responsabilità che posso avere, credo che questo naturalmente non possa essere più quel tipo di stagione e che oggi ci sia bisogno di ripensare. Il tema della cultura è un tema naturalmente che alla Fondazione, ma a tutto il nostro territorio, sta molto a cuore. Sono state ricordate le eccellenze formative in modo particolare, ma considerate che Siena è la prima città della Toscana, per esempio, per numero di musei in rapporto alla popolazione, naturalmente. Siena, la provincia, il territorio, è uno dei pochi territori che ha ben 4 siti UNESCO. Insomma, è inutile dirsi fra noi, no, questi aspetti che conosciamo e che sappiamo. Ecco, il tema che vogliamo sottoporre è come renderli, come diceva prima Daniele Magrini, come renderli sostenibili, come renderli fruibili, come fare in modo che
diciamo, questa ricchezza possa diventare volano di sviluppo, possa diventare lavoro, occupazione, ricchezza in generale per tutto il nostro territorio. C'è un altro elemento che credo vada affrontato con molta franchezza, cioè tanta ricchezza, tante realtà, ma anche tanta frammentazione, no? Cioè tante piccole a volte iniziative, tante anche associazioni di volontariato anche nel campo della cultura, che sono certamente una grandissima ricchezza, però poi dobbiamo, io credo, fare i conti accanto per esempio all'utilizzo, al non pieno utilizzo, diciamo, di tanti contenitori culturali che ci sono per esempio in questo territorio. Affidiamo, dicevo, questa riflessione, questo ascolto soprattutto, alla riflessione, diciamo, alle proposte dei nostri relatori, che ringrazio della loro disponibilità. Questa modalità che è appunto di interlocuzione, no, con esperienze che provengono anche da altre parti, ci sembra che possa fare bene al territorio. Ringrazio tutti, termino ringraziando in modo particolare l'Accademia Chigiana, il dottor Armiento, il direttore amministrativo, e il maestro Nicola Sani, che sono entrambi presenti, per l'accoglienza che ci hanno riservato, e insomma ci sembrava che per parlare di cultura questo potesse essere un luogo davvero adeguato. Grazie. Allora, iniziamo subito da una cosa che sembra una contraddizione in termini, no? Perché quando si parla di sostenibilità nei progetti culturali spesso ci si riferisce, lo diceva anche il Presidente Rossi, a piccole associazioni che hanno grandi idee, ma insomma spesso fatte da volontari e soprattutto che hanno una finalità no profit. Cioè non è che l'associazione culturale nasce per fare le scarpe e poi andare a venderle al mercato, nasce per fare magari spettacoli, formazione, cose che attengono insomma a, come dire, dei beni immateriali che difficilmente hanno un valore tangibile, tanto da essere poi remunerati per quello che fanno. E allora come fa un'associazione no profit ad accettare l'input che viene magari da soggetti anche erogatori di primi finanziamenti, a dire: guardate, noi vi diamo una mano, però poi fate impresa? Beh, insomma, non è facile. Allora noi per questo, direi soprattutto questo è il motivo per cui l'abbiamo voluto qui, abbiamo chiamato Damiano Aliprandi, che è coordinatore diciamo della ricerca, consulente della Fondazione Fitz Carraldo, che ha una particolarità: da Torino è anche abituata a ragionare con le fondazioni bancarie in termini di, come dire, partenariato proprio verso le associazioni no profit, e quindi pareva, come dire, che la sua presenza fosse un po' come il cacio sui maccheroni. Damiano Aliprandi. Il cacio, bello. Nessuno mi aveva mai definito un cacio. Buongiorno a tutti. Ho 10 minuti, vero? Sì. Grosso modo. Quindi parlerò a braccio, cercando di dare input, impressioni, un po' a volo d'uccello, sfruttando il fatto che Fondazione Fitz Carraldo, di cui faccio parte, lavora su questi temi un po' in tutta Italia. Mi sentite, vero? In fondo? Perfetto. Il tema della sostenibilità, come è stato portato qui, entriamoci proprio a gamba tesa. Sostenibilità sostanzialmente è quello di dire a un'organizzazione culturale: io ti posso dare anche un contributo, però mi devi dimostrare di rimanere poi da sole capace di portare avanti le tue attività in un tempo medio-lungo, indipendentemente o senza dipendere così tanto dal contributo istituzionale, può essere di una fondazione, di un ente pubblico e quant'altro. Noi siamo stati chiamati molto spesso a supportare fondazioni bancarie in Italia quando questo tema emergeva come una necessità anche stringente, a fronte di una contrazione delle risorse complessive. Non dico che aumentasse, ma rimaneva stabile la domanda di contributi anche con qualità progettuali molto scarse. Non tanto perché di per sé il prodotto artistico nella mostra, la qualità artistica del concerto fosse, come dire, in qualche maniera scemasse negli anni, ma
principalmente perché non si vedeva quello slancio in più, che era quello di dire, appunto, in una logica quasi da startup imprenditoriale, io ti do un contributo, tu dammi un contributo, io faccio qualcosa che poi per me è come un investimento per poter diversificare il sistema di offerta, per crescere e strutturarmi internamente con delle competenze che mi mancano, per svilupparmi dal punto di vista dei rapporti internazionali, fare fundraising e via di questo passo. Questo è un tema molto forte, e questo però purtroppo ha portato anche a una deriva, che era quello di premere troppo l'acceleratore su un modello, quello della, chiamiamolo modello dell'impresa in generale, lasciamolo sul vago così ci capiamo senza entrare nel termine, però quello che ho detto io, qualcosa di sostenibile con le proprie forze nel medio lungo periodo e capace anche di avere una struttura organizzativa permanente, persone inquadrate minimamente contrattualmente, non passando alle piccole partite IVA, alle collaborazioni occasionali, al rimborso, al nero e via di questo passo. Quindi un'impresa, un'azienda quasi, con una sede, eccetera, quindi capace di una, come dire, di una gestione delle proprie attività continuativa nel tempo. È stato chiesto questo in più direzioni, non solo le fondazioni, anche gli enti pubblici, e quindi noi siamo spesso stati chiamati per dire dateci una mano a farlo, il modello è quello. E la deriva di cui accennavo prima era la deriva eccessivamente business oriented, cioè quella di equiparare l'attività culturale a un'attività di business, qualcosa che doveva generare ritorni economici che poi nella testa delle persone erano da reinvestire nella propria organizzazione. Ora, qual è il problema? Che il settore culturale è un settore, chiamiamolo pure settore, ma dentro questo settore c'è di tutto e di più. Ci sono organizzazioni che lavorano, per esempio, nella produzione cinematografica con una mission civile molto forte, quelli che fanno documentari e quant'altro, ma ci sono le organizzazioni che erogano servizi culturali legati all'istruzione o alla valorizzazione di un territorio, come dire, un po' marginale economicamente, una periferia e quant'altro, organizzando mostre partecipate con i cittadini o portando degli artisti a realizzare degli installazioni artistiche partecipate con la cittadinanza. Ci sono soggetti che possono lavorare nell'ambito dell'editoria, quindi produrre dei prodotti, dei libri, delle cose che hanno un mercato e se vogliono stare su quel mercato devono attrezzarsi in qualche maniera. Ci sono organizzazioni che invece sono compagnie teatrali che vogliono fare teatro sperimentale e magari non tanto coinvolgendo il territorio, ma coinvolgendo artisti, portando nel territorio artisti che facciano residenze artistiche e realizzano le loro attività. Il tema qual è? Che queste organizzazioni culturali fino adesso hanno sostenuto sulla loro spalle, volenti o nolenti, un bel pezzo del welfare nazionale. Hanno realizzato attività culturali a prezzi accessibili oppure gratuiti in zone, in territorio, in contesti dove nessun privato profit avrebbe fatto la stessa cosa per un discorso di mancanza di mercato, di una domanda pagante e quant'altro. L'hanno fatto spinti da degli ideali, delle passioni, degli entusiasmi, dedicando una parte consistente o quasi la totalità della loro vita a queste attività, svolgendo effettivamente un servizio pubblico che era sostenuto dalle istituzioni nella misura in cui le istituzioni riconoscevano che erano un pezzo importante dei servizi del welfare locale. Quando c'è stata la contrazione generale dei finanziamenti e degli investimenti, in molti casi la scelta del modello imprenditoriale è stata fatta, non dico con superficialità, ma con la fretta di dare una soluzione a portata di mano, si pensava, per molte di queste organizzazioni. Parlo anche di istituzioni come musei, poi come dei teatri e quant'altro. Ho detto, dai, diventa impresa. Il tema dell'impresa va affrontato però considerando che quell'aspetto sociale e culturale non deve essere sacrificato completamente o parzialmente per un bisogno economico. O meglio, si può fare in alcuni casi. Porto la mia esperienza personale.
Io sono anche parallelamente il presidente di un'associazione culturale che organizza degli eventi a Torino utilizzando degli spazi abbandonati. Questo progetto è nato per gioco. Nel giro di 10 anni ha generato un, chiamiamolo fatturato, ma un bilancio intorno ai 300.000 euro, per cui da 2 anni fa l'associazione culturale è diventata un'impresa sociale. Cosa è successo nel frattempo? Lo dico perché anche nella nostra attività di consulenza portiamo proprio il nostro vissuto vero, cioè da persone, gente che ha passato pomeriggi a piangere davanti a un commercialista o ha passato le notti a capire come rendicontare i contributi. Quindi questa cosa è importante per entrare un po' nella logica delle organizzazioni culturali. Il tema qual è? Il tema è che nel momento in cui la centralità viene presa dall'organizzazione nel suo complesso, quindi diventa effettivamente un'impresa, la sostenibilità di questa impresa richiede che si debbano fare le cose in una maniera che in alcuni casi può essere in contrasto con quella finalità sociale e culturale di cui si diceva prima. Se io devo iniziare a far pagare le persone per usufruire dei miei servizi, perché ho una macchina organizzativa ho degli stipendi da pagare, e ho un bilancio da rispettare, ho degli investitori eventualmente a cui far vedere che il loro investimento sta andando a buon fine, e io devo iniziare a ragionare nella comunicazione, nella capacità di, come dire, di coinvolgere il pubblico in una logica sempre più di natura commerciale. Devo farlo, perché inizia a esserci un'organizzazione, non c'è più l'attenzione al singolo evento. Ecco il passaggio importante. Da un'organizzazione, magari informale, magari leggera, l'associazione culturale appunto, che svolge e dedica tutta l'attenzione, tutte le risorse che riesce a trovare, le orienta su singoli eventi, e quindi l'organizzazione finalizzata a quell'evento ha la struttura permanente che fa eventi e fa iniziative e inizia a pensare sempre di più a come faccio a mantenermi. Il rischio qual è? Che in molti casi, in molti ambiti, questo passaggio porti a sacrificare, a distorcere, in alcuni casi a essere conflittuale con una mission sociale. Allora, qual è la situazione? Ovviamente è complessa e bisogna andare a lavorare caso per caso. Certamente le istituzioni hanno, come dire, la necessità di individuare dove il contributo, il grant, il sostegno è effettivamente funzionale, indispensabile, necessario per garantire una serie di servizi culturali che altrimenti non possono stare sul mercato, riconoscendolo. Non sarebbe il primo settore che utilizza per sopravvivere finanziamenti pubblici e istituzionali, no? Quindi non è che sarebbe un'onta. Dall'altra parte però abbiamo un servizio che viene reso al territorio. Le istituzioni devono essere capaci di dire no, ok, riconosco un valore a quello che fai, blindo il nostro rapporto con un sistema di valutazione degli impatti, delle ricadute, che spesso non c'è, in modo da capire qual è l'effettivo valore aggiunto in termini di engagement, di coinvolgimento dei cittadini, in termini di diffusione e disseminazione di contenuti culturali, in termini di contributo alla coesione sociale o in qualche maniera al senso di appartenenza al territorio, va bene tutto, e laddove invece altri settori sono più disponibili ad accogliere questo tipo di trasformazione. Per esempio il programma Funder 35, promosso dalle fondazioni dall'ACRI, dell'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, ha avuto nel tempo anche questo tipo di centratura. Da un bando, un'iniziativa che era aperta a tutte le organizzazioni che avevano certe caratteristiche, all'individuare sempre più degli ambiti dove effettivamente, se dei giovani hanno un piglio imprenditoriale, possono svolgere la loro mission culturale in una logica di mercato. Quanto ho parlato? Perché 12 minuti, ma io direi di fermarci. Benissimo, e poi grazie magari, mille. Grazie a Damiano Aliprandi, grazie. Magari poi torniamo su alcuni elementi. La testimonianza di Francesca Velani, che è direttore della Fondazione Lucca Beni Culturali, ma è anche coordinatore di Parma 2020,
dall'11 gennaio Parma sarà capitale italiana della cultura. La circostanza ci ricorda qualcosa, come Siena noi siamo stati capitale italiana della cultura in coabitazione con le altre città sconfitte per la capitale europea, quindi come ricordi in bianco e nero, mettiamola così, ma d'altronde è lo stemma nostro, insomma, della nostra città. Però perché questo intervento di Francesca Velani credo sia molto interessante, anche per la sua competenza come direttrice di Lucca Beni Culturali, anche perché ho l'impressione che come città toscane bisogna imparare a collaborare molto di più, perché abbiamo poca distanza fra queste città dal punto di vista territoriale e molta distanza invece dal punto di vista, diciamo, culturale o della capacità di collaborare. Però veniamo a Parma 2020. Beh, molto interessante perché ci racconterà un percorso, insomma, quello che è un percorso di confronto, di sperimentazione pubblico-privato e che in quest'ambito di collaborazione tra pubblico e privato è andata, il Comitato di Parma 2020 è andato a sollecitare in particolare le imprese. Ecco, Damiano Aliprandi sul no profit, Francesca Velani ci darà una testimonianza anche di come andare a stuzzicarle queste imprese. A me ha interessato molto, preparandomi, leggendo un po' di cose che sta facendo Parma 2020, questo programma Scintille, cioè che è un po' la sollecitazione della creatività che può venire da un'impresa che produce dadi di ferro, no? E come sta dentro a Parma 2020? E ci sta a fare? Ecco, non solo per dare finanziamento, ma per partecipare creativamente. Si chiama esatto, imprese creative driven, e di questo ci parlerà, ma è solo un aspetto, perché poi da Francesca Velani verranno, credo, delle sollecitazioni anche sul binomio turismo e cultura. E poi infine c'è questa ambizione di Parma di essere un po' anche una sede stabile del confronto sul binomio fra cultura e democrazia. Pensate, ci avessimo pensato noi, quale città meglio di Siena potrebbe competere con Parma su questo versante, dal punto di vista proprio delle sue competenze, quello che ho detto prima, città della formazione, insomma, più che competere probabilmente dovremo collaborare, credo che sia una cosa importante. Francesca Velani. Grazie, sì, grazie per questo invito, una lucchese a Siena che parla di cultura, lavora anche a Parma, è già l'inizio, diciamo, di una collaborazione. Io vi ringrazio la Fondazione e l'Accademia per l'invito, che è particolarmente importante in questo momento perché l'UBEC è vicino, tra due settimane ci sarà l'UBE, che è sicuramente uno dei pilastri per noi nella costruzione di questo processo di accumulazione culturale che condividiamo con tutta la regione in senso territoriale e la regione toscana in quanto istituzione. E qui con me ci sono due persone particolarmente importanti per noi in questo processo, ma proprio dal punto di vista della riflessione e della messa a terra delle pratiche che poi troverete, di cui parleremo anche, che abbiamo, diciamo, in qualche modo suggerito anche a Parma, che sono Gianbruno Ravenni e Roberto Ferrari. Gianbruno Ravenni ci ha accompagnato nel percorso iniziale, è stato una delle persone che più di tutti ci ha aiutato a focalizzare dalle politiche le buone pratiche da trasferire poi ai territori e da promuovere anno dopo anno dentro l'UBEC, e con Roberto Ferrari continuiamo questa riflessione, diciamo, facendo anche un salto in più, perché l'UBEC si è rafforzato e cerca di fare il contrario, fare in modo che le buone pratiche diventino politiche su concetti importanti, di cui appunto sono sicura parlerà Roberto, come il tema cultura e democrazia. E su cultura e democrazia ritorno a Parma, cosa vuol dire fare il coordinamento di Parma capitale italiana della cultura? Il percorso inizia di nuovo in Toscana, inizia all'UBEC, da questo incontro in cui appunto si riflette sulle politiche di sviluppo territoriale a base culturale e dalla richiesta di collaborare con l'amministrazione comunale di Parma e con il sistema imprenditoriale alla redazione del dossier di candidatura. Il dossier lo abbiamo scritto in un paio di mesi, naturalmente noi abbiamo risposto a un bando, il bando di Capitale Italiana.
Tenete conto però che come fondazione già da diversi anni lavoravamo in maniera trasversale con tutte le città che si candidavano per aiutarle a scrivere, diciamo impostare anzi i dossier di candidatura come un piano strategico territoriale. Quindi il primo passo è un'opportunità. L'opportunità è stata quella che è stata data dal Ministero dei Beni Culturali. Questo bando ha delle linee di indirizzo molto precise che provengono da quella che è quelli che poi sono stati i principi recepiti dall'Agenda Europea della Cultura, e parla quindi di imprese culturali e creative, parla di cultura e turismo, di infrastrutture e di accessibilità. In pratica, in sintesi, parla di come la cultura può diventare l'elemento su cui ci si confronta e nel quale ci si ritrova per costruire la società contemporanea, per creare le politiche di sviluppo. Questi sono anche i temi su cui lavora Fondazione Fitzcarraldo, e il tema del mettersi insieme, il mettersi in rete è importante anche per noi operatori della cultura. Non per nulla recentemente noi ci siamo messi insieme per un progetto nella regione Marche, che era un progetto in cui c'era bisogno della competenza di entrambi, e questo ve lo dico perché solo unendo le forze si riesce veramente a costruire dei progetti che poi diventano delle reali attività quotidiane. E Parma ha scommesso su questo, ha scommesso su un percorso di collaborazione pubblico-privato che ha portato al tavolo al sistema imprenditoriale. Il sistema imprenditoriale veramente c'è, cioè le imprese. Noi abbiamo scritto il dossier di candidatura insieme a Barilla, insieme a Andrea Pontremoli, che è l'amministratore delegato della Dallara, che è una delle più importanti aziende italiane della meccanica e dell'automotive, e insieme a tanti altri soggetti come Chiesi Farmaceutiche, che ognuno dei quali vedeva nella scommessa di capitale italiana un momento fondamentale per dare alle proprie aziende un futuro. Come dice sempre Andrea Pontremoli, io scommetto su Parma, capitale italiana della cultura, e ci investo perché mi interessa, perché so che tra 20 anni la mia azienda sarà forte, sarà cresciuta soltanto se scommetto su questo punto dell'investimento in cultura. I grandi economisti come Enrico Moretti ci dicono, c'è un libro molto interessante che vi invito a leggere, si chiama La nuova geografia del lavoro, ci dimostra come i territori, anche piccolissimi, che investono in innovazione e in cultura, sono i territori che hanno uno sviluppo maggiore nell'epoca contemporanea. È successo anche nel passato e succederà ancora. Cosa vuol dire? Vuol dire che io creo un humus territoriale in cui mi si sviluppano i cervelli, le teste, in cui c'è una maggiore attenzione al territorio, al patrimonio culturale, all'altro. Il progetto di Parma 2020 è un progetto che prima di tutto è importante per il percorso che stiamo facendo, cioè mentre andiamo verso l'anno di candidatura che ormai è vicino, che sarà caratterizzato da tanti eventi, da tanti fuochi d'artificio che porteranno la cultura a tutte le fasce di età, a tanti tipi di pubblico, noi costruiamo però rafforziamo un modello di dialogo, ed è difficilissimo. Cioè quotidianamente discutiamo, ci arrabbiamo, però abbiamo un obiettivo. Ecco, il punto fondamentale di Capitale e di essere all'interno di questo percorso è vedere un obiettivo. E l'obiettivo l'abbiamo spostato dal 2020 al 2030. L'obiettivo del 2020 naturalmente è utilizzare quell'occasione per far partire quanti più investimenti possibili a base culturale. Perché? Perché naturalmente noi nel 2000 non potevamo in un anno e mezzo, due anni, rivoluzionare una città secondo il concept che ci siamo dati. Il concept che ci siamo dati è quello della rigenerazione del tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che un territorio ha
vive tanti tempi diversi, i tempi delle persone anziane, i tempi dei giovani, il tempo delle imprese, il tempo iperconnesso, il tempo multiculturale. Abbiamo sostituito in qualche modo quella parola spazi che è in tutti i documenti di programmazione con la parola tempo e ci abbiamo messo dentro le persone, ma per lavorare sulle persone ci vuole tempo, che è la cosa più preziosa che ognuno di noi ha. E una delle azioni pilota, quella a cui accennavano, è imprese creative driven. La domanda che ci siamo posti, una delle tante domande che ci siamo posti in questo quadro, che vi ho fatto naturalmente molto sintetico, è: come faccio a portare cultura e costruire dei processi a base culturale che durino nel tempo su questo territorio, naturalmente, quello parmigiano. Proviamo a lavorare dentro le imprese. Allora abbiamo preso a modello quelle che si chiamano le imprese creative driven. Cosa sono? Sono quelle imprese che fanno appunto alluminio, pasta, cappe, legno, e tanti altri prodotti che sono apparentemente, potrebbero essere apparentemente distanti dalla filiera culturale, ma che vengono contaminate da processi di tipo culturale e creativo e che lavorando sui dipendenti dell'azienda sviluppano quello che si chiama il pensiero laterale, ovvero li aiuta a diventare più creativi, più innovativi, anche ad esporsi di più, a costruire un legame più forte tra l'azienda, il territorio, loro stessi. E questo naturalmente vi lascio intuire il processo che genera un processo di riconoscimento quotidiano di chi lavora in un'azienda, di voler contribuire alla crescita di quell'azienda, ma anche di portare veramente contributi anche in termini di innovazione sui prodotti, sul benessere giornaliero dei lavoratori, sui servizi e naturalmente sul brand delle aziende. Un brand che nel caso di Parma è fortemente legato a questo nome di questa città che, non so se avete notato, ma tutte le più grandi imprese mettono sotto il nome dell'azienda perché ne riconoscono la qualità, una qualità che viene da questa grande attenzione al territorio e anche a una volontà, di ripensarsi e di lavorare sui processi dell'innovazione. La nostra speranza è che attivando questi percorsi, piano piano le persone che partecipano all'interno delle aziende a questi processi scelgano nel loro tempo libero cultura e quindi aumentiamo i consumi culturali, e aumentando i consumi culturali o comunque la loro attenzione al sistema culturale e creativo, la loro volontà ogni tanto di scegliere di comprare un biglietto di un teatro o di comprare un libro, di andare al cinema invece che magari stare a casa davanti alla televisione, è un modo per sostenere in maniera indiretta quel sistema di associazioni culturali e di imprese culturali e creative che lavora sui territori. Naturalmente è un processo lungo, abbiamo cercato di innescarlo in che modo? Facendo un programma di formazione per le industrie, cioè le industrie sono venute a formarsi dentro in un seminario molto lungo, articolato, dove naturalmente abbiamo dovuto chiamare come testimonial altre imprese che parlassero con loro, come Listone Giordano o Delica, che sono due marchi conosciuti e che su questo tema dell'investimento in cultura hanno investito tantissimo e hanno ottenuto grandi risultati. E dopo aver catturato le imprese, adesso è la volta di catturare i creativi, che devono venire però non solo dal territorio di Parma, devono venire da tutta Italia come minimo. E allora abbiamo lanciato un bando in cui mettiamo dei soldi che finanziano dei progetti, e quindi noi avremo una lista di aziende candidate a essere in qualche modo attraversate da processi culturali con degli obiettivi di crescita e spero una sala almeno grande come questa di creativi pronti a presentare delle proposte su queste aziende. Finanzieremo i progetti, ne finanzieremo fino a 10 e con loro lavoreremo l'anno prossimo per rafforzare non tanto i percorsi, ma un modello che poi possa essere in qualche modo divulgato, dato, regalato al paese e condiviso anche per migliorare
Quindi altre città potranno attingere a questa esperienza e potranno in qualche modo farla loro, trasformarla naturalmente come si fa in tutte queste cose e crearne un'altra. Perché il vero valore della cultura è questo, è il processo di trasformazione che viene dall'impegno quotidiano che ognuno di noi deve mettere e deve dare alla propria città, perché il cambiamento vero è questo, è pensare a cosa posso fare per la mia città, non cosa lei può fare per me. E nel momento in cui noi riusciamo, attraverso tutta una serie di politiche culturali, che sicuramente le fondazioni bancarie e le amministrazioni pubbliche insieme possono promuovere, allora se noi riusciamo a instillare questo nella testa delle persone, sicuramente sarà il primo grande passo per un cambiamento, per il raggiungimento di quella sostenibilità sociale che l'Agenda Europea della Cultura ci invita fortemente a perseguire. Grazie, grazie a Francesca Velani. Molto interessante anche questa, così, questa immagine molto suggestiva del brand Parma che sta dentro i brand delle aziende, cioè le aziende vogliono marcarsi come aziende di Parma. Molto interessante. Io se la ricalibro questa cosa sulla realtà senese, mi vengono in mente i laboratori dell'università. Ci sono i laboratori dell'università, quelli più avanzati, quelli dell'intelligenza artificiale, quelli della robotica, quelli dell'interaction design, che si chiamano Siena Lab Intelligence, Artificial Intelligence, Siena Robotica, Siena Interaction Design. Questa, a mio parere, dovrebbe sollecitarci tutti complessivamente ad avere un po' più di attenzione verso questo mondo dell'università, che ha piacere di essere marcato Siena, ma che poi, come dire, sta portando competenza in tutto il mondo. Io non a caso ho parlato di tre laboratori, ora poi do ovviamente la parola a Roberto Ferrari, ma insomma di Marco Gori per l'intelligenza artificiale abbiamo sentito il nome, Domenico Prattichizzo con la robotica, è all'avanguardia, lo sappiamo, soprattutto sulla robotica per quanto riguarda la salute, eccetera, eccetera. Ma il laboratorio di Interaction Design dell'Università di Siena, pensate che ha avuto una commessa da Illy per rifare, come dire, il controllo da remoto di tutte le macchine da caffè Illy sparse in tutto il mondo. E lo fa il laboratorio di Interaction Design di Siena. Quindi, voglio dire, e si chiama con il nome di Siena, con quell'orgoglio che hanno le imprese. Ecco, questa forse è una piccola sollecitazione, anche un piccolo appunto da tenere presente, anche poi per il lavoro di documento strategico che dovrà fare la Fondazione. Ma adesso sentiamo Roberto Ferrari, direttore del settore cultura e ricerca della Regione Toscana, fra l'altro dal 2015 ha portato, come dire, una ventata di creatività, di voglia di fare e anche di pragmatismo. A me, per esempio, è interessato molto, andando a cercare un po' anche tracce del suo lavoro, il ROS, la redditività percentuale dei servizi abbinati alla cultura, quando si parla di progetti che abbiano appunto poi dei finanziamenti pubblici. Cioè anche questa parte è molto importante per un manager pubblico, che è quello di valutare anche la redditività di certi progetti, oltre che ovviamente a sollecitarne la capacità di innovazione prettamente culturale. Ma ascoltiamo Roberto Ferrari. Sì, mi sentite? Sì. Buon pomeriggio a tutti, io ringrazio molto la Fondazione, ovviamente Monte dei Paschi di Siena, il Presidente, il Direttore e l'Accademia che ci ospita. E, diciamo, sulla pagina scabrosa del mio passato, adesso non entrerei, credo abbia preso una slide del 2008 probabilmente, non sapevo esistessero ancora. E quindi, insomma, ringrazio appunto anche l'Accademia, che è una delle istituzioni ovviamente di cui farsi vanto in Toscana, come sapete importantissime per l'educazione alla musica e per la proposta culturale, oltre che essersi trasformata in un centro benessere, perché qui usciremo abbronzati come poche volte ho sognato di fare ad un convegno. Sono molti già gli stimoli che vengono dagli interventi precedenti. Mi sono un po' interrogato sul titolo dell'incontro di oggi
mi è rivenuto in mente che quando si studia per gli amanti del genere economia della cultura, la parola valore occupa un capitolo intero di un libro molto famoso di David Trosby, il principale forse economista della cultura a livello internazionale, che dedica tutto un capitolo di questo grande libro, importante libro, al valore, facendoci capire quanto ambiguo è questo costrutto teorico, così come anche quello della sostenibilità. Io, diciamo, avendone parlato tante volte in varie vesti, sento un po' a disagio, parafrasando John Dewey, quando dice: immaginate un convegno in cui tutti si discute dell'attitudine a muovere le ali delle farfalle. In verità, una volta che uno ha capito che la fisionomia è quella, probabilmente c'è poco da appassionarsi al tema. E intendo dire che, diciamo, quando si parla di istituzioni culturali, si sta parlando di organizzazioni che da un punto di vista fisiologico hanno bisogno di un sostegno pubblico, siano esse biblioteche, musei, archivi, teatri, e questo per tante ragioni che sono di buon senso, oltre che essere poi state approfondite da varie discipline. Garantire il pluralismo delle voci, cosa che un mercato non sa fare, garantire la possibilità del nuovo in qualche modo di sommarsi al vecchio, diciamo così. Sono tutte ragioni che chiaramente su cui non mi dilungo, che però ci spingono a difendere, prima ancora che analizzare e migliorare, ma a difendere un'impostazione che comunque, bene o male, il nostro paese ha voluto garantire e che questa regione ha garantito. La regione Toscana è la regione che in rapporto al proprio bilancio investe di più nel settore culturale. Vi do un dato, diciamo così, la regione Lombardia ha un bilancio 5 volte superiore a quello della regione Toscana, per ovvie ragioni, e l'investimento è pari alla metà di quello che la regione Toscana fa in tutte le politiche culturali, dagli archivi alle biblioteche al teatro, metto insieme un po' tutto, un po' sommariamente. Quindi difendere un intervento pubblico nel settore non è cosa che dobbiamo dare per scontata in modo tale da dedicarci, come dire, a raffinare il modo in cui tutto ciò poi si traduce in un impatto. È il tema, ma non è l'unico tema. E il primo non è assodato, non è dato per sempre, e abbiamo visto dalla storia anche del Ministero, oltre che dei finanziamenti pubblici in generale, che basta niente per mettere in discussione anche un impegno, in alcuni casi di secoli, diciamo, perché le istituzioni culturali, per fortuna, nascono anche prima di tutto quello di cui di solito parliamo. Allora, ho provato un po' a enucleare alcuni spunti per arrivare poi ad elementi forse più interessanti per il dibattito. Tra le questioni che ci si pone, poi più o meno queste questioni si trasformano in parole, in misure di finanziamento, bandi e così via, ci sono una serie di questioni che anche prima i colleghi hanno richiamato, no? C'è il tema sempre più forte, sempre più preponderante, quindi a volte anche sempre, come dire, a volte richiamato anche con un certo piglio retorico, dell'importanza della partecipazione, che è fondamentale. Qualunque dato e statistica culturale, anche per la Toscana, ci dimostra che, nonostante il grande sforzo, poi vi faccio subito vedere qualche dato, la partecipazione culturale, intesa come la semplice consultazione di libri in biblioteca o la frequentazione di teatri o di cinema e così via, purtroppo presenta dati non molto incoraggianti anche in Toscana, e questo ovviamente ci spinge a ritornare alla domanda fondamentale del perché usiamo fondi pubblici per finanziare la cultura, che chiaramente servono a garantire la più ampia partecipazione, quel diritto alla cultura che chiaramente è di fatto iscritto tra i valori fondamentali della nostra Costituzione, o che, se vogliamo, è un po' la pagina nascosta dietro l'articolo 9, che richiama l'importanza della tutela della cultura del paesaggio, ma anche il suo sviluppo, comma 2. Quindi, dicevo, partecipazione e diritto all'accesso. Tutto ciò sta spingendo, e devo dire con grande anche sintonia, vari livelli istituzionali, Commissione europea, ma perfino il Consiglio d'Europa, a lavorare sempre di più sul coinvolgimento dei cittadini, ancor prima che dei turisti, che poi sono cittadini che si sono spostati da un'altra parte, nella vita culturale, che significa ovviamente tante cose. Io vedo ovviamente un rischio, e lo segnalo subito, visto che oggi l'obiettivo è confrontarci e non fare un seminario.
Il rischio è che dare per scontato che esistano istituzioni perenni che non sono mai messe in discussione, che quindi l'attenzione di tutti debba in qualche modo rivolgersi al nuovo che avanza, al basso, ai processi dal basso, rischia o contiene in sé un rischio che è quello di perdere di vista l'importanza dell'autorevolezza scientifica, culturale, artistica, che però è stato un tratto distintivo di quello che oggi chiamiamo l'offerta culturale del nostro paese, che è completamente diversa dall'evoluzione della società e quindi anche delle sue istituzioni, che ad esempio è avvenuta negli Stati Uniti. Quindi io sono d'accordissimo e favorevolissimo. Tra le cose che ho fatto più di recente rispetto all'indicatore ROS, c'è l'avvio di un tavolo su tutti, un tavolo regionale, con i casi, sono circa una ventina quelli che abbiamo censito, di rigenerazione urbana dal basso, quindi in alcuni casi anche spazi pubblici occupati abusivamente. L'impressione, ecco, così vi riporto subito un tema forse di dibattito, è che ci sia in chi magari è stato per tanto tempo fuori dalle dinamiche delle istituzioni culturali una certa irrequieta, diciamo così, volontà di affermare un principio, che è un principio non sempre dimostrato, che tutto ciò che è nuovo e tutto ciò che viene dalla necessità, dell'esigenza di socializzare la cultura, sia necessariamente migliore di qualcosa che magari ha avuto tanti finanziamenti e tanti investimenti pubblici. Non è così. Io faccio solo un esempio tra i tanti che si possono fare. Il lavoro serio che ha fatto la Scuola di Musica di Fiesole anche in quartieri disagiati di Firenze l'ha potuto fare garantendo un diritto all'accesso per persone che probabilmente questo diritto lo vedevano lontano da sé, ma l'ha fatto perché è un'istituzione autorevole che ha potuto fare un progetto di accessibilità, però autorevole sotto il profilo artistico e scientifico, perché dietro ha un impegno importante da parte di vari enti. Non so se sul punto sono chiaro. E non si pensi che necessariamente istituzioni grandi sono meno significative di istituzioni pubbliche. C'è una regione, non vi dico dove, dove questo entusiasmo della crescita dal basso ha prodotto l'effetto che sono stati investiti milioni di euro in gruppetti, alcuni molto interessanti, di ragazzi che suonano il sabato e la domenica mentre chiudeva l'orchestra sinfonica. Quindi io sono d'accordo a dibattere di tutto. In Toscana c'è un sistema con tutti i suoi limiti di cui ora parliamo, ma c'è un sistema che ha cercato nel tempo di salvaguardare un impegno forte degli enti pubblici e privati, l'autorevolezza delle istituzioni ed anche la capacità di alimentare un dibattito anche critico delle istituzioni più piccole. Tutto questo per me va salvaguardato, perché la retorica da tutti i punti di vista che circonda il mondo della cultura rischia di demolire un sistema senza aver dimostrato che il nuovo funzioni. Questo ci porta a discutere anche delle metriche di valutazione, per cui diciamo così, io con Francesca, con Damiano, tante volte abbiamo fatto questo anche di mestiere e sempre ci troviamo nella difficoltà di trovare una buona metrica di valutazione rispetto a una domanda che è apparentemente semplice: che valore crea quell'investimento? Che valore crea? Il problema è che quel valore a volte è davvero imprevedibile, qualunque sia la metrica che pensate. C'è un dibattito interessante a livello internazionale sulla valutazione della ricerca scientifica e ha fatto abbastanza scalpore il fatto che ci sia stato e c'è sempre più forte un orientamento che dice: io non valuto quanto una pubblicazione viene letta e citata da altri ricercatori, valuto l'impatto che quella pubblicazione ha avuto nella società. Ed è un dibattito molto interessante, al punto che sostanzialmente questo cambierebbe di molto il modo in cui noi guardiamo alla qualità e all'impatto della ricerca scientifica, per cui un articolo, e questo era il caso portato in quel convegno, che un articolo apparentemente minore, non citato, che non è finito su una rivista molto importante, è stato l'unico articolo che ha permesso di ricostruire un tempio distrutto dall'ISIS e quindi ha avuto un impatto enorme, perché era l'unico documento che aveva posto le condizioni per poter fare un'opera fisica reale nel mondo di impatto, anche se probabilmente appunto aveva avuto meno citazione. Quindi
Le questioni non sono semplici, infatti ci sono degli esperimenti che vi segnalo molto interessanti che cercano di afferrare tutte queste cose, tra cui quello di cui anche abbiamo parlato tante volte anche a Lucca, del lavoro coordinato dal professor Anaier, che per gli appassionati di sociologia delle organizzazioni è una personalità di culto, e della Hertie School di Berlino, che ha coordinato un lavoro che va sotto il titolo della cultura e democrazia, costruendo degli indicatori. Quindi voi potete andare, non c'è tempo qui per farlo, ma potete andare sul sito del Consiglio d'Europa e capire quali sono le relazioni che esistono tra i vari indicatori, di chiaramente anche vivacità sociale e culturale, e appunto le determinanti che vengono ravvisate nel mondo della cultura, il numero di associazioni, la presenza di particolari risorse dedicate ovviamente anche alla cultura. Meriterebbe da solo una discussione, ma vi segnalo che è un tema particolarmente interessante. Ovviamente ci si interroga spesso su qual è il perimetro in cui è necessario e opportuno intervenire per cercare di in qualche modo di spiegare tutto il valore che crediamo insito nella offerta culturale e diciamo, nonostante la Costituzione sia una per tutti e più o meno le cose che ci diciamo ai convegni in tutta Italia siano più o meno le stesse, le differenze che esistono sono differenze significative, differenze nella spesa, come vi dicevo prima nell'esempio con la Lombardia, ma differenze nei sistemi di organizzazione del comparto culturale. Perché è importante? Perché molte delle sfide che si discutono a livello locale sono sfide condivise e purtroppo io raccolgo e condivido molto l'appello alla collaborazione che si fa anche oggi. Ritengo che la comunità delle istituzioni e degli operatori culturali a livello nazionale sia ancora troppo poco coesa, nonostante si condividano davvero tantissimi problemi, ma lo è molto di meno di tante altre comunità che sono poi anche più forti al momento in cui c'è da fare lobby, c'è da intervenire sulle leggi e ovviamente far valere le esigenze e le istanze di un settore assai, assai ampio. Poi su come stimare questo settore abbiamo, credo, tutti idee diverse, diciamo così. Io non sono un appassionato dei codici Ateco, però di certo è un settore particolarmente pesante. Tra gli aspetti interessanti che sono utili ad un livello di riflessione generale, ma molto utili a livello anche particolare, c'è il tema di cosa produce, quali sono le determinanti della partecipazione culturale. In breve, cos'è che determina quel cambio che tutti auspichiamo, no? E che di fronte a aree, città o aree non urbane che hanno una buona densità di offerta culturale, sperare che si inneschi un meccanismo di relazione più forte con i cittadini. Analisi, vi sembrerà strano, ma analisi tecniche e scientifiche ce ne sono pochissime. Ci sono buone indagini qualitative, ci sono importanti analisi di casi studio e alcuni li possiamo anche citare poi dopo se servirà un po' nel confronto, ma di analisi ce n'è molto poche. Ce n'è una di due studiosi americani, che è uscita se non sbaglio nel 2016 sul Journal of Cultural Economics, che ci dice una cosa interessante e ci dice che a differenza di altre considerazioni l'elemento del reddito è in verità un elemento non particolarmente significativo. È un'analisi trasversale fatta longitudinale su 24 paesi con una buona base dati, devo dire. È molto interessante invece valutare, e con tutte le possibili implicazioni, l'importanza dell'educazione primaria, secondaria, terziaria. Questo ci permette ovviamente di tornare a un punto ormai direi consolidato, di buon senso, perfino ovvio, cioè che l'investimento nell'educazione è il presupposto fondamentale per poter poi discutere in maniera più o meno raffinata di come aumentare la partecipazione culturale, che non è soltanto entrare in un museo, entrare in un teatro, ma uscirne trasformati, che è il problema che purtroppo non affrontiamo per pudore, ma è il vero tema nascosto di tutte le statistiche culturali. Monitoriamo gli accessi, monitoriamo le uscite, tra virgolette, ma non sappiamo nulla di quello che succede quando uno entra in un posto e ne dovrebbe uscire trasformato in qualche modo per dare conferma delle cose che appunto dichiariamo ai convegni. Ora, un punto che è molto specifico, diciamo, della regione toscana e che ovviamente, a meno che da lì non ci sia qualcuno con occhio bionico, per voi è impossibile da decifrare. Queste mappe della Toscana sono cartine che raccontano la distribuzione delle biblioteche, con i numeri accanto, ma poco in come ve li dico io quelli principali, sono 1100 circa le biblioteche della Toscana.
750 musei cresciuti nel numero di circa 200 negli ultimi 20 anni, circa 300 luoghi di spettacolo, centinaia di cinema e anche qui circa 700, se non ricordo male, orchestre filarmoniche. Se vedete la distribuzione, ho tante cartine che ci siamo divertiti a fare con i colleghi dell'IRPET, calcolando le isocrone che ci permettono di dire un cittadino toscano che abita in qualunque dei comuni della regione quanto dista da un luogo che propone, è un luogo di cultura nel senso più ampio del termine, non solo dell'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali. Bene, non c'è nessun comune della Toscana lontano oltre 30 minuti da un luogo di questo tipo, il che vi può sembrare una banalità, ma non è così altrove, non è così non solo in Italia, ma in molte parti d'Europa. Quindi c'è un pezzo del lavoro che questa regione in molti anni, non ora, ha fatto, ed è quello che produce tutta una serie di effetti negativi, per carità, ma c'è un effetto che va considerato e a mio avviso difeso. La distribuzione dell'offerta culturale è un presupposto fondamentale per parlare di accesso alla cultura, perché uno che non ha i soldi o non è in condizioni fisiche di fare 200 chilometri, la cultura ci accede o virtualmente o soltanto andando sotto casa o appunto, come abbiamo provato a stimare, si muove dentro mezz'ora, magari con mezzi pubblici. E questo esiste in Toscana, cioè esiste già un elemento fondamentale per discutere seriamente, ovviamente, di partecipazione culturale, il che spinge l'attenzione da un aspetto a un altro. Primo, avere un'enorme offerta culturale non produce automaticamente nessun effetto. Cioè non è che avere tanti teatri o tanti musei produce automaticamente un effetto sulla società. Non produce nulla, perché lì dentro, a differenza di quello che purtroppo alcuni economisti della cultura hanno pensato, andando a dire in giro che un euro investito in cultura ne produce 3, 4, 7, 8 o 10, non può anche produrne meno 2. C'è un'analisi, questa è molto scabrosa, quindi lei non la troverà su internet, a cui ho partecipato, in cui abbiamo dimostrato che un euro investito ne produceva meno 2. Perché? Perché ovviamente in mezzo c'è qualcuno che gestisce quell'euro e può gestirlo così bene, tanto male da non produrre nessun effetto. Ammesso peraltro che ci dovessimo confrontare soltanto sul tema dell'impatto economico, diretto, indiretto e indotto. Quello che però questa slide vi segnala è che c'è una responsabilità fortissima delle istituzioni pubbliche di programmazione e di erogazione e soprattutto degli operatori, perché passare da una dotazione, quello che ho, a un effetto di questa dotazione è frutto di un lavoro. E quindi mi sembra molto opportuno quello che si diceva prima, l'ha detto secondo me in maniera molto chiara anche il presidente della fondazione, cioè dobbiamo provare a davvero prendere di petto il tema del lavoro nel settore culturale, che è un tabù per tante ragioni, e devo dire che un pezzo delle responsabilità secondo me sta anche, oltre nelle istituzioni pubbliche, anche in alcuni operatori culturali un po' opportunisti, che hanno purtroppo creato le condizioni per cui poi il sistema si indebolisse complessivamente nel suo insieme. Ma su questo ovviamente non posso fare esempi a microfono acceso. Però quello che voglio dire è che in effetti, se dobbiamo raccogliere una sfida, e in questo mi riallaccio al tema della sostenibilità, quella sfida è capire, non tanto dibattere sul fatto che servano dei soldi di supporto alle missioni degli operatori culturali, perché sennò chiederemo a tutti di far cose sul mercato e avremmo finito di fare il mestiere che facciamo, ma di capire, a seconda della fisionomia, come dicevo in apertura, di ogni organizzazione, quali sono le soglie tollerabili, quali sono gli sforzi che non possono mancare, quali sono quegli impegni che un operatore deve assumersi anche in termini di responsabilità di andare al di fuori del proprio perimetro. Noi abbiamo fatto tante cose, non c'è tempo per entrarci dentro. Io sottolineo un aspetto che è quello del lavoro sui sistemi e sulle reti. Anche qui, parlarsi tra operatori aiuterà probabilmente. Ad esempio, il lavoro che si è fatto sulle reti documentarie, qui c'è Gianbruno Ravelli che lo conosce anche meglio di me, è un lavoro prezioso, perché intervenire su quella mappa delle biblioteche, che peraltro poi si può arricchire con gli archivi,
Come potete immaginare, con due funzionari è impossibile da gestire 1100 biblioteche con le esigenze che hanno. Si sono riorganizzate in 12 reti documentarie che lavorano, quella che lavora meglio, cioè quella che lavora peggio, però esiste un sistema organizzato che cerca di rispondere alle esigenze di tutti, ovviamente sintetizzate attraverso le reti documentarie. Sulle reti museali siamo molto indietro, lo dico apertamente, siamo proprio molto indietro, e ovviamente da queste parti conoscete anche qualche caso specifico. Fronti aperti. Prima, credo lo dicesse Magrini, e l'ha detto anche Damiano, c'è un tema secondo me molto sottovalutato, e che è alla base di un'iniziativa recente che abbiamo fatto e sulla quale abbiamo trovato la collaborazione di alcune fondazioni bancarie. La prima è stata proprio la Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Non potete capire quanto erano arrabbiati quelli di Firenze quando ho mandato loro il vostro bando, ma scherzo, battute a parte, mi riferisco al bando 100 ricercatori per la cultura. Lì rivendico un po' l'importanza di questa misura, ora vedremo i progetti, ovviamente ne sono arrivate tante di candidature, oltre 170. L'idea è stata: proviamo a lavorare non su uno schema ordinario. Lo schema ordinario lo conosciamo tutti, è quello che in un'altra letteratura si chiama il trasferimento tecnologico, no? L'accademia, l'università produce ricerca e presupposti per l'innovazione, e poi a un certo punto questa, come dire, si versa più o meno facilmente nel mondo imprenditoriale, attraverso i ricercatori, attraverso i brevetti, attraverso vari modi. La sfida che qua abbiamo lanciato è stata: ma proviamo a fare in modo che i ricercatori non lavorino dentro le università, ma lavorino dentro le istituzioni culturali, perché soltanto lavorando accanto all'archivista, al curatore della mostra, al registrar, al documentarista, soltanto lavorando a fianco di chi sta lì dentro da anni e fa un lavoro per certi versi difficile da spiegare, è possibile immaginare che il ricercatore possa dare soluzioni a problemi e non soltanto ragionamenti o proposte sicuramente stimolanti. Questa è la sfida che meriterebbe anche qui una riflessione più ampia: se e fino a che punto si fa ricerca dentro le istituzioni culturali, ricerca sulle fonti, ricerca sui linguaggi e tante altre considerazioni che ovviamente posso solo accennare e che credo, insomma, abbiamo provato a stimolare in questo modo. Dotarsi sempre più di strumenti, non vi dico nulla perché a breve presenteremo un piccolo strumento, un osservatorio regionale sulla cultura che abbiamo realizzato appunto insieme ad IRPET, che permette di avere un po' di dati per ragionare tutti forse un po' meglio sui temi di cui parliamo. Poi ce n'è uno però di intervento su cui invece due parole le voglio dire. Anche qui abbiamo fatto una cosa che credo, se si insisterà, potrà dare dei frutti molto importanti. Io ero all'università quando si diceva: il sistema della cultura in Italia, ma non solo in Italia, funziona finanziando l'offerta, cioè finanziando chi produce e realizza cultura. Ma qualcuno ha mai pensato di finanziare la domanda? Siamo molto lontani da un modello alternativo, che però non c'è tempo di dibatterne, ma capite che rispetto al punto iniziale, diritti alla partecipazione, il tema di finanziare la domanda può essere un tema assolutamente stimolante da affrontare anche nelle sedi opportune, dico istituzionali. Cosa Stop. Abbiamo fatto? Stop. 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 No, mi nel faccia senso dire se... solo questo. Sì. Mi faccia dire solo questo. Abbiamo creato insieme alle università una carta unica dello studente universitario, che oltre a permettere a uno di Siena di infilare la carta nella fotocopiatrice di Pisa ed andare a mensa a Pisa, permette anche di avere degli sconti che abbiamo negoziato noi, tra virgolette, con le istituzioni culturali in circa 100 musei, molti teatri e così via. Perché è importante, anche se siamo solo all'inizio? Perché noi abbiamo uno strumento che ci permette di capire le preferenze e di orientare le preferenze di 130.000 studenti universitari, che sono una platea fondamentale. Raccogliere elementi su questa specifica fascia di popolazione e in una collaborazione forte con le istituzioni può essere un veicolo prezioso per innescare degli strumenti specifici sulla domanda culturale, non astratti. E questo, secondo me, può essere un tema di dibattito. Mi fermo qua, poi non vi racconto il sistema museale. No. Grazie.
Magari si può fare un piccolo, anche potete riintervenire anche dopo, magari si dà voce. Intanto annuncio ufficialmente, Roberto Ferrari mi ha derubato della chiusa che avevo preparato, perché io avevo parlato dei laboratori dell'università con l'intento di proporre alla fine una cosa rivoluzionaria. Portiamoli sti ricercatori dell'università a condividere con le associazioni culturali una ricerca finalizzata, è quello che già c'è, che è il bando che ha già detto Roberto Ferrari, quindi, come dire, ero stato disattento sul fatto che già esistesse, ma mi fa molto piacere che esista questa cosa, perché ritengo che dalle università, come dire, arrivi tanta linfa vitale, tanta energia, tanta positività per risolvere anche problematiche, per avere creatività diffusa sul territorio. Dopo i relatori ci sono alcuni interventi, diciamo, in qualche modo programmati, però c'è anche la possibilità di intervenire con questo spirito che i relatori hanno dimostrato, cioè l'avete sentito, non è che hanno fatto degli interventi in qualche modo teorici o progettuali in senso alto, eccetera, eccetera, hanno cercato di dare un contributo a quello che sarà poi il lavoro degli uffici e poi della deputazione, degli organi della fondazione per giungere a una progettualità, a un sostegno a una progettualità mirata. In questo senso, per esempio, un territorio come quello senese è spesso attraversato da troupe cinematografiche. Ce ne rendiamo conto spesso solo quando andiamo al cinema e vediamo grandi produzioni hollywoodiane fatte qui. Ce ne siamo resi conto per la grande produzione dello 007 di qualche anno fa a Siena, con quelle macchine anche sui tetti della città, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne siamo resi conto allora che c'era una grande produzione cinematografica. Questo c'entra molto col disegno di una progettualità culturale legata al territorio e in qualche modo anche in grado di creare valore. Le attività di Film Commission sono da sempre un'attività molto avanzate nella nostra regione. Esisteva Toscana Film Commission, adesso le competenze, le attività della Film Commission Toscana stanno dentro Fondazione Sistema Toscana, e qui noi abbiamo il direttore del settore della Film Commission Toscana di Fondazione Sistema Toscana, che ci porta un contributo, credo, interessante, con la capacità di concretezza che lei, fra l'altro, proprio come dote naturale, di Stefania Ippoliti. Eccola qua, grazie. Buonasera, grazie per questo invito che apprezzo molto, ho ascoltato anche con moltissimo interesse le considerazioni di chi mi ha preceduto. Ogni regione italiana si è dotata di una Film Commission. La consapevolezza che l'aiutare l'accoglienza delle produzioni audiovisive potesse collaborare all'internazionalizzazione dei territori, a produrre sviluppo, a fornire delle soluzioni innovative di occupazione e a promuovere il territorio è ormai diffusa e accolta e condivisa da tutti. La Toscana è una terra fortunata, abbiamo un'infinità di ambientazioni bellissime per chiunque voglia sviluppare una storia per immagini, e intorno a tutto questo, su indicazione della regione, in collaborazione con molti territori di questa nostra regione, abbiamo cercato di sviluppare altre attività, altre, diciamo, suggestioni per poter non semplicemente contare sul fatto che grazie alle nostre straordinarie ambientazioni le produzioni ci scegliessero occupando alberghi, consumando servizi, ma anche cercando di fare degli investimenti di tipo culturale che potessero dar luogo alla creazione di un settore di industrie creative strettamente legato alle produzioni, cosa che rispondeva a una domanda di grande interesse delle nuove generazioni e anche a l'obiettivo, in un terreno come questo che è per sua natura sul confine fra attività culturale da cui viene generato e sviluppo industriale, innovazione, potessimo trovare un modo toscano per far sì di sviluppare nuovi modelli che fossero adatti alle vocazioni del nostro territorio.
Quindi abbiamo proceduto facendo una sorta di infrastrutturazione culturale al servizio del cinema e dell'audiovisivo in via sperimentale in alcuni territori della Toscana. Abbiamo aperto delle piccole cinecittà, ve le descrivo così per capirci, che abbiamo chiamato Manifatture Digitali Cinema. Le abbiamo chiamate così anche perché ormai sono anni che lavoro nella Regione Toscana, abbiamo sempre un po' dovuto battagliare per sdoganare quest'idea che investire in questo particolare del settore della cultura rispondesse a dei precisi obiettivi, che erano quelli non di dimenticare i nostri connotati trascorsi, anche presente, caratteristiche manifatturiere, ma nel coniugarle in un modo più contemporaneo e forse anche di maggior prospettiva per il futuro, forse immaginando che questo fosse una forma di sviluppo molto sostenibile per le caratteristiche della nostra regione. Dunque, manifatture digitali cinema, dei posti nei quali le produzioni possono trovare ospitalità e accoglienza. È stato fatto questo attraverso un accordo fra istituzioni, più livelli di istituzioni, quindi il comune interessato, la regione toscana, lo Stato, attraverso una collaborazione con la Direzione Generale Cinema del Ministero per la Cultura. I luoghi che abbiamo scelto per una serie di motivazioni sono stati Pisa e Prato. A Prato le manifatture digitali lavorano molto sull'accoglienza, che è la parte cineportuale, che è uguale a Prato, che è uguale a Pisa, ma anche sul fatto di valorizzare che siamo nel cuore di un distretto tessile e quindi lì abbiamo sviluppato una forma di laboratorio e botteghe di ispirazione rinascimentale, un maestro che condivide quello che sa insieme a allievi che lo aiutano a innovare il processo, e realizziamo i costumi delle grandi produzioni che vengono in Toscana. Per esempio abbiamo realizzato i costumi della serie della Lux Vide, una serie importante che va in programmazione su Rai 1 ma è venduta in tutto il mondo, dedicata alla famiglia dei Medici. Questo è stato doppiamente interessante perché noi abbiamo aggiunto un altro tassello al ritorno importante che avere una grossa produzione audiovisiva porta sul nostro territorio, anche quello di tentare di migliorare le capacità professionali o di rinnovare alcuni mestieri molto tradizionali, cercando anche di far sì che questa nuova declinazione o applicazione di questo saper fare avesse anche più fascinazione per le nuove generazioni. Forse più interessante lavorare in un reparto di costumistica per il cinema o per la televisione piuttosto che lavorare nel laboratorio di un'azienda tessile o di confezione pratese, e abbiamo avuto successo. Questa cosa è portata a esempio in tutta Italia e non solo, la andiamo raccontando molto ed è interessante. A Pisa questo l'abbiamo declinato con quella che ci è sembrata essere una caratteristica pisana, l'innovazione tecnologica applicata al racconto audiovisivo, realtà aumentata, videogame, tutto quello che ruota intorno al racconto audiovisivo e trova un'applicazione che di nuovo anche in questo caso esce dalle aule universitarie e si applica a delle forme di produzione industriale anche. A noi piacerebbe molto coinvolgere in questa infrastrutturazione, quindi di cose fisiche che segnano il nostro territorio e lo rendono più attraente e competitivo, altre città della Toscana, in particolare Siena, ma anche Pistoia. Questo è la nostra ambizione, il nostro disegno, e nell'immaginare qualche cosa che caratterizzasse queste nuove conquiste al cinema e all'audiovisivo del territorio toscano, abbiamo pensato che a Pistoia avesse senso aprire l'accoglienza cineportuale, che è un dato molto importante che facilita lo svolgimento del lavoro produttivo sul territorio, ma abbiamo pensato di concentrarci sul reparto scenografico, grande tradizione, falegnameria, carpenteria, mobilifici, e di applicarlo alla realizzazione delle scenografie. Scenografie che possono venire realizzate in scala, ma anche scenografie fatte con nuove stampanti in 3D, in modo tale da costruire dei modelli che possano essere oggetto di studio, di perfezionamento di tecniche. Su questa cosa abbiamo avuto l'ok dell'amministrazione di Pistoia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, e quindi
Ecco Pisa, Prato, Pistoia. Abbiamo grandi ambizioni anche su Siena, non solo perché Siena viene estremamente richiesta dalle produzioni internazionali, veniva ricordato 007, ma naturalmente, come voi sapete, o forse a volte non le percepite, con tanti visitatori che questo territorio ha, ma moltissime produzioni internazionali qui vengono a girare. Documentari, factual, un'infinità di formati audiovisivi. Abbiamo immaginato, e mi piace dirlo qui, siamo nella sede dell'Accademia Chigiana, che una delle cose di perfezionamento per i mestieri del cinema che potevamo proporre in questo territorio fosse l'uso della musica applicata al racconto audiovisivo, al cinema, alle fiction. Voi sapete che la parte della musica ha un ruolo importantissimo nel racconto per immagini, non è gregaria, ha un ruolo, non deve essere invasiva, però deve essere puntuale, perfetta, fascinosa. E noi pensiamo che potremmo proporre dei laboratori che creino questo tipo di professionalità proprio basandoci su alcune cose che già sono così fortemente presenti in questa città. Altra cosa, pensiamo che qui potremmo studiare dei modi con i quali raccontiamo in una maniera avvincente che conquisti tutto quello che c'è di arte o che non c'è più di arte nel nostro territorio toscano. Immaginate di fare di Siena l'ingresso a un mondo reale ma anche virtuale che ci porti attraverso un pozzo di storie a immaginare quello che c'è o forse quello che non c'è più. Voi avete un archivio meraviglioso che a noi è parsa una specie di grotta d'Aladino piena di tesori. E abbiamo immaginato che potremmo mettere a punto qui anche dei laboratori per imparare a raccontare in un modo che fosse adatto a raggiungere un pubblico e internazionale e contemporaneo le storie che hanno più profonde radici nella nostra regione. Se voi pensate alle produzioni più recenti che hanno avuto più successi locali e internazionali, pensiamo a storie che erano straordinariamente locali e che pure hanno viaggiato moltissimo proprio perché erano vere e profondamente appartenevano alle realtà dove si sono ambientate. Questo è il nostro suggerimento e la nostra richiesta di collaborazione. Beh, grazie mille, grazie. Grazie mille a Stefania Ippoliti, non so se ci sono colleghi giornalisti in sala, ma io quando venivo a seguire iniziative come queste mi lambiccavo sempre il cervello col titolo del pezzo, no? Dove lo trovo il titolo del pezzo? Beh, io credo che tutto sommato Stefania Ippoliti abbia dato il titolo del pezzo ai colleghi, perché qui c'è, come dire, la rappresentazione di qualcosa di concreto che è più di un'idea, evidentemente è più di un'idea che matura per la nostra città in un settore a mio parere molto ma molto importante. Un'altra managerialità molto significativa per un incontro come questa è quella di chi si trovi a dirigere un museo importante. Ora la persona in questione è arrivata da 5 minuti in sala e si è persa quindi tutte le relazioni, ma comunque era stato invitato per portare la sua testimonianza di persona che opera nella programmazione, nella direzione di un museo importante quale la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. È un museo bellissimo, fra l'altro, la persona in questione, che è Marco Pierini, che invito quindi a venire qui da noi, ha però grande conoscenza di Siena, avendo, come dire, diretto nel passato un'esperienza particolare, insomma, bella, anche quella poi conclusa come quella delle papesse. La testimonianza di Marco Pierini, che ringrazio, è appunto la testimonianza di tipo personale. Che fare in un settore come questo? Roberto Ferrari ha già detto che sul settore museale in questa città, come dire, rimane aperto qualche interrogativo, prima o poi da risolvere. E quindi, come dire, la testimonianza di Marco, qualunque essa sia, è importante. Grazie. Grazie Daniele, grazie dell'invito. Mi scuso per essere arrivato adesso, ma proprio oggi presentavamo alla stampa la mostra che aprirà venerdì, per cui non potevo che arrivare a quest'ora e quindi non ho potuto purtroppo ascoltare le relazioni e gli altri interventi.
La mia esperienza in questi 4 anni è un'esperienza, devo dire, davvero straordinaria ed è frutto di una riforma che tra l'altro recentemente è stata messa in discussione, ma che è stata una vera rivoluzione nel mondo dei beni culturali. Io mi sono ritrovato a dirigere un museo davvero molto bello, come diceva Daniele, straordinario per qualità e quantità del patrimonio. Tra l'altro un museo, io lo ricordo fino alla nausea, in Umbria, ma mi capita meno di dirlo, a Siena, l'unico museo nazionale italiano ospitato in un palazzo pubblico di una città. Per cui al primo piano c'è il sindaco, al quinto c'è la direzione della galleria. Ed è veramente un unicum, ma è molto importante questo fatto, perché oltre a ricordare che il museo nasce civico e poi diventa nazionale, del resto è successo anche per gran parte dei musei nazionali italiani, compresa la nostra Pinacoteca, però c'è una differenza e questa differenza si sente ancora oggi, nonostante siano passati 101 anni dalla nazionalizzazione. Non è lo Stato che ha allungato la mano rapace sul museo, ma è un sindaco illuminato nel 1915, in anni, voglio dire, drammatici, che scrive al Ministero, allora della Pubblica Istruzione, e dice: noi abbiamo un museo fantastico, sarebbe bello lasciarlo allo Stato, farlo gestire allo Stato, e noi siamo disposti a cedere il nostro palazzo pubblico, tenendoci una sede di rappresentanza. 1915, quindi è veramente una cosa di una, che anticipa i tempi, tempi che ancora forse non sono nemmeno giunti, quindi è talmente bella questa lettera che io cito sempre, che ancora oggi a me, quando ci ripenso, mi commuove. Quindi è un museo che ha 101 anni come museo statale, ma che ha vissuto gli ultimi 4 anni in un momento di profonda rivoluzione. Vi faccio solo 2 esempi, perché altrimenti prenderei molto tempo, invece voglio stare nei tempi previsti. Un museo di questa qualità, con Piero della Francesca, Beato Angelico, 22 Perugino, eccetera, eccetera, non veniva disinfestato dai tarli da 12 anni quando sono arrivato, perché non c'erano soldi. Questa è una cosa che non si dovrebbe dire, ma insomma la dico perché vuol dire che a un certo punto qualcuno ha deciso che si poteva spingere sull'acceleratore, dare libertà e autonomia ai direttori, che qualcuno ha voluto intendere come libertà di fare ciò che si voleva. No, era libertà di investire capitali che noi dovevamo anche trovare, ma che il Ministero ha anche fornito, per innanzitutto rimettere in grado i nostri musei di confrontarsi col resto del mondo, perché i musei statali italiani erano polverosi, erano imbarazzanti dal punto di vista anche minimo delle informazioni, delle didascalie, degli impianti. Io ho trovato un impianto, questa è la seconda cosa che vi voglio dire, di riscaldamento con 5 caldaie, delle quali 4 rotte. Un impianto di raffrescamento completamente rotto e di umidificazione completamente andato. Non sarebbe una tragedia se non fosse che di 40 sale la prima tela si trova a sala 38, per cui ho solo tavole. Quindi capite bene il problema di conservare tavole, quindi legno, quindi un materiale organico che risente di ogni variazione di umidità e di temperatura. Detto questo, com'è che ci siamo mossi? Essenzialmente cercando di rinsaldare il rapporto tra galleria e territorio, perché il Museo Nazionale è facile che cada nel questo brutto equivoco della Turris Eburnea. Ci abbiamo Piero della Francesca, ci abbiamo Beato Angelico, siamo fantastici, il miglior museo della città, fine. Non è così. L'anno scorso abbiamo fatto 118 eventi, che tolto l'agosto, diciamo, vuol dire 2-3 eventi a settimana, e gli eventi in una città non turistica, ripeto, non turistica, come Perugia, che ha un flusso che è 1/20 circa di Siena, diversamente Assisi, chiaramente ancora è diversa la situazione di altre cittadine più piccole, ma comunque più interessate, compresa Spello, che ha 2.000 abitanti, Perugia non è una città turistica, quindi bisogna lavorare con il territorio e con la città, tanto più che il museo è sentito come civico, e quindi concerti con Umbria Jazz, con il Trasimeno Music Festival, con altri festival del territorio, e soprattutto molta apertura nei confronti di tutto quello che la città offre, può offrire, o in passato offriva e bisognava solo rigenerare e riattivare.
Un altro aspetto, e forse è uno degli aspetti anche che interessano questo incontro, è quello del rapporto con non solo con il territorio come utenza, ma anche come diciamo come rete di non voglio usare parole inglesi che non mi piacciono, ma insomma di collaborazioni e di rapporti virtuosi con imprese e istituzioni. Non è facile. Il primo anno, per esempio, non ho trovato nessun rapporto di collaborazione a parte Umbria Jazz, che aveva molta voglia di utilizzare la nostra sala maggiore, per cui c'era già un desiderio. Ma dal secondo anno, piano piano, siamo riusciti a far capire l'importanza della galleria, non andando a chiedere, lo dico brutalmente, quattrini, ma andando da tutti gli imprenditori, da Cucinelli fino al più piccolo, dicendogli quando hai un fornitore, quando hai un cliente, quando hai un partner, portalo in galleria per fargli capire che se fai il cashmere a questo livello è forse perché c'è stato anche Perugino, Pinturicchio, forse perché c'è passato Pietro da Cortona, perché abbiamo avuto un 200 meraviglioso. Fai questo, fallo gratis. Cioè, noi ti facciamo una visita guidata anche in lingua, ma fai capire che Perugia, l'Umbria, è quello che è perché c'è questa storia. Ha funzionato. Sono venuti, sono tornati, hanno cominciato a finanziare e adesso abbiamo un progetto che è partito a giugno e che si conclude adesso a settembre e che è un esperimento che pare riuscito molto bene di utilizzo diverso di un sistema di finanziamento molto nuovo che è quello di Art Bonus, che è stato lanciato con la riforma del 2014 e che fa assomigliare per la prima volta l'Italia a un paese normale dell'Europa, cioè una forma di finanziamento con un credito d'imposta molto alto. Qualunque cittadino, qualunque impresa può finanziare un intervento purché pubblico, anche effimero, prima no, erano solo restauri e interventi legati alla, diciamo, all'ordinaria amministrazione, adesso anche mostre o convegni, finanziandolo con un credito d'imposta del 65%, che è una cifra, a mio avviso, enorme, straordinaria, ma non è questa la cosa più straordinaria, è la semplicità. Perché in questo paese, dove per ottenere un certificato bisogna farne altri 5 prima, basta fare un bonifico e mettere giusta la causale. Con quello si va dal commercialista ed è fatta. Questo è il vero miracolo. Non è tanto la quantità del credito d'imposta, è la semplicità. Chiunque di noi può dare 100 euro a un museo e averne 65 come credito d'imposta da casa, dal computer, mettendo solo come causale quella che il museo dice di mettere, che è una banalità assoluta. Bene, invece di cercare finanziatori che in Umbria, Perugia, non è facile trovare, che siano in grado di essere veri e propri mecenati, a parte Brunello Cucinelli, che è un esempio clamoroso e che molto fa per il territorio, e facendo già tanto per noi fa poco, perché già insomma si spende molto, lo dico perché abbiamo un ottimo rapporto e ci scherziamo su quello, ma al di là delle battute, che poi non è vero perché è una delle anime di questo progetto, il progetto consiste non nel cercare molti, pochi finanziatori molto generosi, ma tanti finanziatori che diano una piccola quota. Quindi abbiamo messo su un progetto dove 20 imprenditori dell'Umbria danno 5.000 euro, cioè niente, ma a me ne arrivano 100 nell'arco di un mese. Quindi è il contrario di quello che succede nelle grandi città, dove si va in cerca appunto dei Ferragamo, dei grandi nomi, che ben vengano averceli, se non ce li hai. Allora, ribaltare la questione dell'art bonus. Tutti sono in grado di dare 5.000 euro, se in realtà sono 1.700 o poco meno. E quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare attraverso un rapporto con Confindustria, che non ha come associazione speso un centesimo, ma ha fatto sì che tutti gli imprenditori della territoriale perugina capissero questo. Adesso ci muoveremo con Terni, ci muoveremo con Foligno, in modo da far capire che la galleria è a Perugia, ma è la galleria nazionale dell'Umbria. E quindi attraverso questo sistema di diffusione
siamo riusciti ad avere finanziamenti che fino a 2 anni fa veramente ci potevamo soltanto sognare, ecco, estendendo il rapporto a un gran numero di imprese e facendo capire l'importanza. Chi non ha potuto o voluto ha comunque interagito in termini di sponsorizzazione tecnica. Venerdì apriamo una mostra, non abbiamo pagato le assicurazioni grazie ad AXA Art, non abbiamo pagato l'impianto di sorveglianza, non abbiamo pagato l'impianto di illuminazione e abbiamo pagato il 50% dell'allestimento, per cui non sono arrivati nel bilancio dei denari, ma non sono usciti tutti quelli che dovevano, per cui è un investimento anche questo molto importante. Ecco, sono solo alcune idee. Sulla situazione locale non c'entro, perché io arrivo verso le 9 di sera e riparto la mattina, per cui non ho molto da dire purtroppo. E beh, invece grazie Marco Pierini, grazie. Credo che tu abbia avuto molto da dire, ci abbia portato una testimonianza importante. 118 eventi realizzati dalla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Mi veniva in mente che c'è stato un momento in cui anche durante una grande esposizione, quella su Ambrogio Lorenzetti, che rappresenta un po', a mio modesto parere, la tipologia del come si deve fare, cioè si parte dalle competenze dell'università, si arriva poi quindi a un lavoro concertato in cui le grandi competenze di grandi docenti universitari senesi si legano a chi deve allestire, a chi deve in qualche modo gestire poi la mostra. Quella mostra lì fu molto sentita dai senesi, credo, al di là dei risultati di bigliettazione. Ricordo le gite dei bambini delle contrade a vedere la mostra di Ambrogio Lorenzetti. Vuol dire che è possibile un'eventistica anche in questa città un pochino ghiaccina, ma che va riscaldata semplicemente avendo il polso di che cosa vuole dal punto di vista della poi partecipazione, in termini che ha usato anche dottor Ferrari, ma l'ha usato molto più a proposito di come lo uso io, che chiede di intervenire rispetto al tema del credito d'imposta, se lo facciamo intervenire. Insomma. Sì, informazione di servizio potrebbe passare come spot. La Regione Toscana è stata la prima a prevedere, l'abbiamo poi riformata con la legge regionale 18, alcuni di voi la conoscono molto bene, uno sconto, una detrazione fiscale sull'imposta di competenza regionale, l'IRAP, sugli interventi per le donazioni a favore della cultura e del paesaggio. Quindi noi abbiamo previsto questi due ambiti, c'è un plafond di 1 milione d'euro, quindi questa detrazione, che è una detrazione del 20% per quegli interventi che sono già agevolati, come diceva prima Marco, sull'art bonus nazionale, quindi si sommerebbe. Quindi in sostanza in tutte le parti d'Italia si ha, in sintesi, uno sconto del 65% sull'IRES, a cui in Toscana si aggiunge un 20% in più, quindi in Toscana c'è un incentivo maggiore. Per quelli che non sono agevolabili sulla linea nazionale dell'Art Bonus, noi abbiamo previsto, e mi riferisco quindi alla gran parte, cioè non profit culturale, che come sapete non è ammesso allo sconto, diciamo così, nazionale, noi abbiamo previsto una detrazione del 40%. La formulazione è molto semplice, lo vedete nell'articolo, mi pare il 3, o due della legge regionale 18, dopo dibattiti infiniti su che cos'è un'impresa culturale, si è scritto, basta che sia un ente non profit che ha nello statuto che fa, si occupa di tutela, conservazione, valorizzazione della cultura e che lo fa in Toscana secondo ovviamente delle linee coerenti con la programmazione che voi conoscete, è molto ampia. Poi si manda il bonifico, io faccio il decreto e si manda dal commercialista. Anche questo è molto semplice e ripeto, per chi già è agevolato dall'art bonus nazionale si somma, quindi è un 20% in più di sconto, per chi non ce l'ha c'è un 40% sulla donazione che viene fatta. Semplice. Semplice, ma mi sembra importantissimo. C'è il dottor Forte, prima il dottor Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana, a facoltà e come dire titolo assoluto per intervenire, anzi grazie. Ti ringrazio molto, buongiorno a tutti signore e signori, anzi buon pomeriggio. È un grande piacere prendere parte a questo incontro, intanto perché per noi è un'occasione di conoscere altre realtà importanti, ma soprattutto perché mi dà la conferma che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta in quanto, ecco, proprio incontri di questo genere, questo percorso mi sembra veramente molto prezioso e quindi sono grato ulteriormente alla Fondazione Montepaschi e al Presidente Carlo Rossi per avere lanciato questo progetto, perché permette di conoscerci.
di conoscerci in un momento molto importante. Vedete, gli interventi che mi hanno preceduto hanno parlato in realtà di un processo in atto di trasformazione della gestione di tutta l'attività culturale del patrimonio e dell'attività culturale, che deve caratterizzare una fase in cui l'Italia deve sapersi emancipare da una gestione totalmente pubblica, diciamo da parte della mano pubblica, della cultura e dello spettacolo, dei beni culturali dello spettacolo, per andare a una gestione di tipo misto, in cui questa parte pubblica naturalmente non scompare, anzi, ma si affianca da una importante partecipazione del privato. Questo come in tutto il mondo ormai, no? Principalmente nel mondo anglosassone, quando io penso ad esempio che il Covent Garden di Londra, il Royal Opera House, sapete quanto contributo ha da parte del governo? Il 20% del loro budget. E se voi andate sul sito del Covent Garden, leggete che lo stipendio di Tony Pappano, direttore d'orchestra che conoscete molto bene, è sostenuto dalla signora XYZ, sicuramente una benestante signora anglosassone, inglese, che naturalmente sostiene, no? Perché fa parte di un modo di vivere il fatto culturale, il modo di comprendere, il modo di partecipare alla società, il modo di restituire alla società quello che la società ha dato. Noi in questo momento siamo in una fase ancora molto giovane di questo processo di trasformazione, forse agli inizi, e come giustamente diceva Pierini, l'art bonus è un volano molto importante. Ecco, l'Accademia Chigiana dallo scorso anno è entrata a poter usufruire dell'art bonus grazie alla creazione del festival internazionale, il Chigiana International Festival d'estate, e quindi è stato quello il modo di poter entrare nella compagine art bonus, perché non tutte le istituzioni culturali naturalmente possono usufruirne, e grazie all'appartenenza alla Regione Toscana anche di cumularlo con quello che possiamo chiamare un art bonus toscano praticamente, no? Questo fatto dà una serie di prospettive molto interessanti. L'Archigiana fa un percorso inverso, e questo secondo me è un caso interessante che vorrei focalizzare, che può essere un contributo molto utile anche alla discussione, alle riflessioni. Il percorso inverso è quello di una struttura che, a differenza, forse unica o pressoché unica istituzione culturale di grandissimo prestigio in Italia, che anziché essere sostenuta dalla mano pubblica, era sostenuta praticamente per più dell'80% dal settore privato. Per tutte le vicissitudini che sappiamo, la trasformazione dell'Archigiana di questi ultimi 5 anni l'ha portata ad essere, a costituire un progetto a sostegno finanziario misto, in cui c'è una componente privata, una componente proveniente dal settore pubblico, Ministero e Regione, che è entrata a sostenere l'Archigiana proprio in questi ultimi 5 anni, grazie a questa nuova progettualità, e una parte consistente di entrate proprie, no? Vi ricordate la formula, no? Il teorema che il Ministro della Cultura, che è tornato ad essere ora da pochi giorni il Ministro della Cultura, aveva detto: lo schema ideale è un terzo, un terzo, un terzo, no? Un terzo settore privato, un terzo settore pubblico, un terzo privato, un terzo risorse proprie. Ecco, diciamo che la Chigiana incarna un po' questo modello e pensiamo di svilupparlo molto, molto fortemente. Stiamo progettando una forte campagna donors sullo schema delle nostre cugine extraeuropee, come la Music Academy of the West in California, come ad esempio è Lucerna in Svizzera, come ad esempio è Verbier, come sono le altre grandi accademie mondiali di formazione. Noi da questo punto di vista vorrei adesso tornare però al contesto nostro regionale e territoriale, perché è con una riflessione molto interessante. Diceva Daniele in apertura: Siena ha questa qualità, no? Che si è costruita nel tempo, ma in qualche modo oggi rappresenta un valore in sé molto, molto particolare anche nel contesto del paese, di essere una città di formazione. Per quanto riguarda, vedete, la musica,
non è soltanto una città di formazione, è una città, perché abbiamo costruito questo percorso, soprattutto negli ultimi 5 anni, con Angelo Armiento, con Marcello Claric prima e oggi da 2 anni con Carlo Rossi, abbiamo costruito questo progetto perché la formazione diventasse spettacolo, perché non ci fosse più nessuna soluzione di continuità tra i due elementi. Quindi non è soltanto una città di formazione, perché quando parliamo di formazione si evocano sì aule di conservatorio, aule diciamo di studio, no? Dove i ragazzi studiano, poi vanno al pomeriggio, vanno a casa e poi in un domani forse faranno qualcosa. No, quello che ha fatto la Chigiana, che ha fatto anche Siena Jazz, perché anche Siena Jazz su questo, che è entrata a fare il Franci grazie alla costruzione insieme di un elemento molto importante, un'iniziativa molto importante, che è il Polo Musicale Senese, costituito da queste 3 realtà assieme che si sono congiunte. Guardate, parliamo di un paese e di una città dove non si parlavano l'uno con l'altro, dove nominare Siena Jazz in queste aule sembrava, avete presente Fantozzi quando dice la parola lei non sarà mica comunista e tutto si comincia a vibrare, no? C'è il terremoto. Dire Siena Jazz sembrava di essere in una situazione del genere. Oggi invece tutto questo è profondamente cambiato, radicalmente mutato, anzi direi che siamo in una situazione, in una logica completamente diversa, ma è stato merito di questi progetti, di queste istituzioni, sapersi parlare, sapersi guardare l'uno con l'altro e costruire una forte sinergia, per cui oggi Siena è una città dove la formazione diventa spettacolo. Che cosa vuol dire che la formazione diventa spettacolo? Vuol dire che produce. In un paese fondamentalmente vetrina, dove vengono rappresentate cose che vengono importate da altre realtà e che siamo probabilmente gli ultimi a far circolare, Siena è una città di produzione. Produce la Chigiana, produce Siena Jazz, produce il Franci, e la produzione di un rapporto coerente, in un rapporto coerente con la formazione, cosa vuol dire? Che sono giovani, è una straordinaria città Siena, dove lo spettacolo, la formazione e lo spettacolo sono progettati e realizzati dai giovani. Non ce ne sono tante, ma a un livello altissimo, perché queste istituzioni hanno, e soprattutto la Chigiana a questo punto, devo dirlo, parlando un po' da padrone di casa, ma da padrone di casa nel senso così anche di essere la casa comune della musica, l'Accademia Chigiana e di tutti noi, insomma, naturalmente nel nostro territorio in primis. Questo fa sì che i giovani lavorino con i più grandi musicisti e che quindi quel fattore formativo abbia un valore aggiunto molto forte quando diventa spettacolo. E quando diventa spettacolo, che cosa vuol dire? Vuol dire avvio alla carriera, vuol dire che questi ragazzi sono accompagnati e portati avanti. Ecco, tutto questo per raccogliere quindi i vari gli inviti che vengono. La Ippoliti parlava prima di una possibile progettualità con la musica. Porte aperte, siamo felici di incontrarci. Pensate che noi abbiamo un corso, ad esempio, e questo forse non è risaputo, dedicato al rapporto fra la musica e i media, tenuto da Ernst Reisiger, che è l'autore delle colonne sonore di Werner Herzog, per dire. Quindi spazio aperto, laboratorio, questa realtà laboratoriale può essere la chiave vincente di un forte progetto culturale, per una parte naturalmente, per la nostra regione. Grazie. Grazie, grazie davvero a Nicola Sani. Tra l'altro, nelle cose che diceva mi veniva in mente un po' di ricordi. Ho lavorato per tanti anni a Prato, dirigendo la Nazione di Prato, oggi ha fatto 20 anni questa esperienza dell'orchestra della Camerata Strumentale di Prato, che tutto sommato è venuta fuori con quell'intento di dare poi un lavoro professionale a giovani musicisti, un'idea di Riccardo Muti che poi si è tramutata con grande concretezza. Allora, se ci fosse qualcuno che ha da fare delle domande a Damiano Aliprandi, le faccia subito, perché poi c'è il pullman che parte e quindi se ne va. Quindi questa è la cogenza. Dopo il telefono. Altrimenti diamo la parola al dottor Marco Forte. Ecco, benissimo, allora prego, io lascio anche la seggiola. Marco Forte, provveditore della Fondazione Monte dei Paschi.
Allora, buonasera a tutti. Brevemente volevo ringraziare anche i colleghi proprio della Fondazione Monte dei Paschi e dell'Accademia Chigiana che hanno lavorato proprio per l'organizzazione dell'evento. E passo subito, quindi, visto che il dottor Aliprandi deve partire, alla sua sollecitazione. Cioè, ovviamente perfettamente d'accordo sul tema che ragionare sempre in termini di impresa porta a dei fallimenti, il mercato ha dei fallimenti e quindi ci sarebbero sicuramente dei bisogni che non verrebbero colti, diciamo, da un'attività di impresa nell'ambito della cultura. E su questo ovviamente si deve far carico qualcuno di andare ad assicurare il valore, se vogliamo, dell'esistenza stessa del bene culturale e della sua fruizione, anche al di là quindi delle logiche di mercato. Poi, peraltro, noi in Italia, chissà perché, siamo molto legati all'intervento pubblico su queste cose, poi nei paesi anglosassoni in realtà anche per questa parte si fanno carico molto spesso charity private, in ogni caso, quindi probabilmente legato anche a fattori religiosi, diverse culture, tradizioni, cose del genere. Però una cosa secondo me è importante trasmettere, cosa che noi ci troviamo molto spesso ad affrontare giorno per giorno, perché peraltro sono amministratore unico di Vernice, che è la strumentale che si occupa di cultura nell'ambito della Fondazione Monte dei Paschi. Quando ci interfacciamo con soggetti anglosassoni, ma in generale diciamo che operano al di fuori dello Stato italiano, troviamo, al di là del problema delle risorse, proprio un approccio diverso e più imprenditoriale. Cioè, nel senso, l'impresa non va vista solo in termini di redditività, perché peraltro poi gli interventi precedenti ci hanno dimostrato che se vogliamo le risorse in qualche modo le riusciamo a trovare. Questo era un po' il discorso che si faceva anche sul tavolo dell'innovazione di qualche giorno fa. Ma forse il passaggio culturale che dobbiamo fare tutti è di incominciare a progettare e realizzare la cultura con un approccio più imprenditoriale, ripeto, che non significa redditività, e mi spiego. Quando lavoriamo con soggetti esteri che si vengono a proporre, ci vengono a proporre eventi del 2021 e siamo nel 2019. Onestamente resto anche sorpreso, perché dice, ma come mai questi vengono ora? Perché hanno fatto un'attività di programmazione che già gli ha permesso di riempire tutto il calendario del 2020 e quindi vengono a lavorare qui sul 2021. Quando vengono soggetti pubblici e privati, locali, italiani, toscani, senesi, l'evento molto spesso è la settimana successiva. Allora, questo è un problema anche per noi che vogliamo aiutare, ma anche per chi vuole metterci dei soldi sopra certi progetti. Nel senso, lo sforzo che dobbiamo far tutti è non essere forse imprese, ma ragionare un pochino di più come imprese. Quindi la programmazione penso sia fondamentale, ma proprio per l'allocazione, diciamo, più efficiente delle risorse. È una cosa veramente che manca, devo dire, a noi tutti. Ovviamente noi per esempio cerchiamo di avere una programmazione, arriviamo a 6 mesi, 9 mesi, un anno, ma i nostri, diciamo, omologhi francesi, inglesi ce l'hanno a 3 anni. Questa cosa qui ci permetterebbe di sicuramente di affrontare meglio i problemi e anche di trovarle con più calma le risorse che ci servono. L'altro tema è molto spesso un pochino che ci si improvvisa, nel senso che vabbè, facciamola ora, poi vediamo. Cioè, quello che viene giudicato molto spesso non è il fatto che quell'attività in futuro potrà avere la sostenibilità piena o meno, ma è l'approccio che si segue anche qui. Cioè, se io lo faccio giusto per fare e poi si vede, scusate un pochino anche la franchezza, diciamo, dei termini, è chiaro che l'interlocutore è dall'altra parte, no? Non gli viene trasmesso alla persona che dovrebbe finanziare quella tranquillità, quella credibilità che permette in qualche modo di scommettere, ma di finanziare l'evento. Quindi questo è un altro elemento su cui si deve ragionare, cioè bisogna essere inevitabilmente più professionalizzati anche in questo ambito e ragionare meno con logiche di breve periodo e logiche di improvvisazione. Peraltro posso capire che queste derivano anche un po' da quello che si diceva all'inizio, prima bastava presentare una domanda e arrivavano i soldi, quindi ci si improvvisava un pochino tutti a fare anche progetti culturali. Però questo secondo me è un passaggio fondamentale su cui noi ovviamente dobbiamo essere di stimolo come fondazione e dall'altra parte bisogna però che gli operatori capiscano che non possono star qui a lavorare e guardare i prossimi 2 mesi, ma devono guardare i prossimi 3 anni quando vogliono fare qualcosa. Eh sì.
Grazie, non so se a Liprandi penso potrà che dire, sono d'accordo. L'impressione generale è corretta. Noi ci stiamo accorgendo che, come tutte le cose, iniziano a esserci nuove generazioni di operatori culturali. Le prime, quando si è abbattuta la crisi, quelle che erano già operatori culturali, organizzazioni culturali, la loro strategia è stata, un momento, poi ritornerà come prima. Noi gli si diceva, no, guarda, non è un momento, è proprio strutturale. Ma le abbiamo viste, queste cose, abbiamo la pe... Ok, si è visto com'è andata. Poi ci sono quelli della terra di mezzo, quelli che sono nati, avevano organizzazioni culturali che stavano crescendo, è arrivata la crisi e sono arrivate anche sollecitazioni da molte istituzioni a fare le cose in modo diverso. Alcuni hanno preso la direzione giusta, altri non l'hanno presa. Ma quello di cui noi ci accorgiamo è, per esempio, che questa commissione forte, sempre più forte, tra cultura e digitalizzazione, tra cultura e nuove tecnologie, sta portando ragazzi, come erano i ragazzi di 20, 10, 15 anni fa, a diventare, magari adesso ancora con la riforma del terzo settore che arriverà, sarà sempre un po' più difficile fare come prima l'associazione culturale, che era perfetta come un incubatore con costi di gestione ridottissimi per iniziare a sperimentare qualcosa. Adesso, ma diciamo che trovano, alcuni addirittura partono già a fare la SRL semplificata, impresa sociale, e magari lavorano su degli ambiti cercando e sforzandosi di lavorare con le beni culturali, con i musei, per esempio creando applicazioni, creando piattaforme tecnologiche, innovando sulla comunicazione, sulle modalità. E questi ragazzi, che quando gli racconti com'era 10-15 anni fa la situazione, tipo che c'erano contributi fino al 90% delle richieste di cofinanziamento, sono là che dicono, wow, che fortunati che eravate. Quelli al tempo invece si lamentavano dicendo potreste fare di più. Quindi sta cambiando qualcosa. È verissimo che in moltissimi operatori, però li capisco, l'adozione di una mentalità differente non è supportata da, oltre a dei limiti e delle, come dire, delle inerzie che ci sono di mentalità, però anche il sistema esterno nei territori non è tale da sostenerle questo tipo di approcci. Mi spiego meglio. Quello che è venuto fuori anche da questi territori è che questa cultura, togliamo le eccellenze che riescono ad esplodere e avere un mercato internazionale, nazionale, art bonus e tutto quanto, però questo tessuto di organizzazioni culturali che, come dicevo nel mio intervento, sono importanti per i territori, hanno bisogno di un ecosistema complessivo di supporto e di stimolo, con un DOUT-DES che in qualche maniera deve essere, non dico modellizzato, ma deve essere incentivato. E l'università che va dentro le imprese o dentro le organizzazioni culturali, e bandi o iniziative di sostegno delle fondazioni che dicono, guarda, non ti do contributo, ti do contributo e un supporto per far crescere le tue competenze. Ti finanzio per andare in giro per l'Europa a formarti. E via di questo passo. Quindi tutto questo sta faticosamente entrando un po' in circuito, in sistema, e molti territori stanno sperimentando, alcuni sono virtuosi, altri lo sono di meno, e quello probabilmente nel giro di 10 anni, di 5 a 10 anni, farà sì che i nuovi operatori culturali abbiano già un certo tipo di approccio differente. Mi rendo conto che lato istituzione è difficile, perché alla fine ci sono anche delle implicazioni di carattere organizzativo e gestionale. Io ho un anno, devo iniziare a impegnare le risorse, è evidente che quello che arriva per ultimo con l'ideuzza, già lo cassi, guarda, ritorna l'anno prossimo e fammi vedere che non è stata l'intuizione del momento. Però devo dire che ce ne sono sempre di meno, e forse le istituzioni hanno, grazie alla alla contrazione delle risorse, hanno l'occhio molto più attento su queste situazioni. Dopodiché devo dire che l'approssimazione, purtroppo, in Italia ha dei bravi maestri, perché se penso a quanti restauri di beni culturali sono stati fatti in giro per l'Italia senza la minima idea di che cosa avrebbe comportata la gestione, dicendo, per la regione da cui vengo, quando sono arrivato in Piemonte, quindi ormai 15-16 anni fa, del tipo, sì, ma intanto partiamo, perché se non partiamo poi rischiamo di non partire mai, e poi la gestiamo, di cantieri che hanno cubato circa
400-500 milioni di euro, e che adesso si dice, porca miseria, adesso dobbiamo gestirli, devono rendere, senza aver fatto un piano prima di legato all'infrastrutturazione del territorio, al fatto che la gente dovesse arrivarci in questi posti e vedere questo passo, purtroppo anche quello ha fatto, come dire, parte dell'ecosistema su cui molti operatori sono cresciuti e hanno avuto la loro formazione. Devo dire, come osservatorio di Fiscarraggio, un po' in giro per tutto quanto, che le cose comunque stanno cambiando e questa spinta sempre più continua alla professionalizzazione inizia a dare i propri risultati. L'importante è che dall'altra parte non ci sia proprio sta saracinesca del tipo o sei un'impresa oppure guarda, vai a chiedere le donazioni agli altri. Ecco, è il succo proprio di quello che volevo dire io. Grazie ad Ali Prandi che va via, deve andare via per Pullman, quindi lo salutiamo credo con un applauso e ringraziamento per il contributo, insomma, ecco, grazie. Allora, io direi, c'è il direttore dell'Accademia Chigiana, Angelo Armiento, che credo che abbia cose interessanti da dire, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire lo dica ora o taccia per sempre, insomma, ecco, perché poi andiamo verso la conclusione. Allora, sono molto, molto veloce perché già il direttore artistico ha preso un po' di tempo e quindi mi sembra giusto che come Accademia prendiamo poco tempo. Volevo soltanto riallacciarmi a una cosa che ha detto il dottor Ferrari all'inizio, cioè sgombrare il campo da questo equivoco che poteva esserci di fondo, cioè per fare attività culturale in senso stretto occorre che ci sia un supporto, cioè non si può fare soltanto con le entrate proprio dell'istituzione, diciamo così, occorre che ci sia un supporto esterno. Supporto esterno significa contributo pubblico, auspicabilmente, o quello privato. Non mi sottraggo neanche a quella che è stata una sua sollecitazione, cioè capire qual è il livello giusto di supporto di terzi soggetti rispetto all'attività che svolge l'istituzione, perché anche questo è un tema molto importante, cioè quanti soldi posso chiedere ogni anno per fare la mia attività. E lì secondo me entra in gioco anche l'approccio manageriale di cui si parlava prima, cioè ogni istituzione è tenuta a fare il suo meglio cercando di essere il più profit possibile da quel punto di vista, cioè cercare di efficientare al massimo quelle che sono le attività, diciamo, da una parte di riduzione dei costi. Fare una buona stagione, mi dice sempre il mio maestro Nicola Sani, fare una stagione concertistica bellissima con un certo budget, col doppio di quel budget, certe volte non è sempre la stessa cosa, cioè basta anche averla una metà, certe volte farla anche molto più bella. Quindi bisogna saper fare tesoro di quelle che sono le sinergie che si possono mettere in campo. Noi stiamo facendo tanto cercando di sfruttare tutti i sistemi per diversificare le fonti di entrata da una parte, per ridurre e mantenere alta la qualità dell'insegnamento e dell'offerta concertistica facendo collaborazioni con tutte le istituzioni locali, internazionali e così via. E volevo anche rispondere, se è andato via, ma anche una sollecitazione che ho sentito prima, cioè come può un'istituzione culturale fare la sua attività, diciamo, profit, arrivare verso un approccio più profit senza vendere l'anima al diavolo, cioè mantenendo la sua mission no profit, perché questo è un po' il significato, cioè io non posso trasformarmi di punto in bianco in una istituzione che fa venire qui 250 ragazzi, cioè 500 application durante l'estate, 250 partecipano, mettendo una retta di $5,000 o $8,000, se voglio essere in quel segmento, in quel posizionamento di cui stiamo parlando, cioè quello dell'eccellenza, in cui qui arrivano soltanto i grandissimi talenti internazionali e vengono qui a specializzarsi. Cosa si può fare? Quindi abbiamo cercato di ragionare in un altro modo, cioè cercando di costruire dei percorsi più a mercato, quindi creando altre attività formative in altri mesi dell'anno, individuando altri target che sono gli studenti internazionali, universitari in questo caso, non postdoc, che vengono qui pagando una loro retta a prezzi di mercato come study abroad, quindi pagando rette anche abbastanza importanti, però
abbiamo subito fatto due cose. Uno, abbiamo costituito delle sinergie, degli accordi con le istituzioni internazionali, i nostri partner, le grandi università americane, e stiamo per farlo anche con altre istituzioni in giro per il mondo. Dall'altra abbiamo fatto, per esempio in America, un primo passo per fare in modo che questi ragazzi non paghino poi quella retta, cioè che ricevano poi delle scholarship o dalla loro istituzione di riferimento o da altri soggetti, che in questo caso sono i privati. Quindi siamo andati a costituire un'associazione, non l'abbiamo costituita, abbiamo contribuito alla costituzione di un'associazione americana che si chiama Friends of Kijana, che consente ai residenti negli Stati Uniti di dare il loro contributo ottenendo la piena detassazione dell'erogazione che effettuano. E quindi in questo modo speriamo di non aver venduto completamente l'anima al diavolo. Grazie. Grazie al dottor Armento. Dunque, io ho una visione che non mi consente vedere granché con la luce, ma mi sembra c'è stato qualcuno che ha alzato la mano, due che alzano la mano, e allora cortesemente prego, potete venire uno per volta a prendere il microfono che è qui, dire il nome per gli archivi e per la questura, ovviamente. No, sì, grazie, poi dopo ci passo dalla questura. Sono Sonia Mazzini, presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Non voglio aggiungere niente di nuovo di quello che è stato detto, però mi sembrava interessante anche l'esperienza nostra sul territorio e condividere un momento insieme alcune cose che sono state dette dai relatori. E noi siamo una realtà del sud senese, la fondazione è nata nel 2005, però l'esperienza cantiere è partita dal 76. E io credo che il manifesto di Hans, che è stato il fondatore del cantiere, quindi Hans che è morto da pochi anni, grande compositore tedesco moderno, tra i più famosi nel mondo, sia ancora fondamentale. Noi non paghiamo gli artisti, noi facciamo il nostro cantiere a livello internazionale con tantissime realtà, con l'orchestra di Manchester, collaborazioni con la Germania con varie realtà, non paghiamo cachet e Enze diceva siamo tutti insegnanti e allievi allo stesso momento, ed è questo scambio culturale credo che sia molto importante, che abbia formato intere generazioni di giovani. Noi abbiamo un'orchestra, abbiamo la corale, abbiamo tanti giovani che si sono formati nel cantiere e che oggi sono anche degli affermati professionisti, anche tecnici. E io penso che il problema, ecco, che è fondamentale quello che diceva prima anche Ferrari, cioè quello della formazione e della didattica. Noi lavoriamo tantissimo nelle scuole, lavoriamo già dagli asili nido e da Nati per la Musica, e nella scuola materna abbiamo portato l'esperienza dell'orchestra in classe, e oggi non è più un esperimento ma è un sistema. Io quindi credo che la cultura sia proprio un modo di vita, e forse oggi c'è poca cultura della cultura, no? questo un gioco di parole, però è proprio così. E quindi credo che sia importante, quindi noi abbiamo tanti contenitori, ma che ce ne facciamo di un bellissimo museo quando poi abbiamo pochissimi spettatori, abbiamo pochissimi frequentatori? E questo è importante che già nasca dal basso, quindi abituare già, perché non portare ragazzi della nostra città al nostro museo? Si va a vedere il Louvre o si va a vedere Parigi, non si conosce la Pinacoteca Crociani, dico quella della nostra realtà di Montepulciano, dove c'è delle bellissime ceramiche robbiane, per esempio, perché si tende ad andare fuori. Invece è questa la formazione. Io ho trovato molto interessante quello che diceva anche sull'esperimento di Parma, per esempio. Montepulciano ha 150 aziende di vino, volevo dire, questo ci dovrebbe far riflettere anche cultura e vino, perché non lanciare un arte bonus anche per le aziende del vino, perché non interagire con queste aziende? E questo potrebbe essere anche uno spunto importante. Io credo che l'esperienza anche di oggi di parlare un po' tutti insieme un po' ci manca anche a noi, spesso non dialoghiamo, ognuno rimaniamo spesso chiusi nelle nostre realtà con le nostre esperienze. Per esempio si parla di esperienze di Siena molto importanti, noi abbiamo collaborazioni con l'Istituto Franci, i nostri allievi fanno i nostri corsi a Montepulciano e possono dare gli esami al Franci, stiamo ora facendo una collaborazione in corso con Siena Jazz.
però io credo che si parli poco di territorio. Quando si parla di Siena, però non si esce poi nel territorio. Invece le esperienze che si fanno su un territorio sono molto importanti e credo che questo sia proprio la rete di cui abbiamo bisogno. Io quando si parlava di film commission, io mi candido, perché Montepulciano, per esempio, ha una sartoria del cantiere, noi facciamo i nostri costumi, ha una falegnameria, facciamo le scenografie, e quindi benissimo Siena, ma benissimo anche il territorio, perché credo che ci siano esperienze e formati in decine di anni di cui bisogna tenere conto. Io credo che bisognerebbe fare più sistema, perché questo penso che è un po' questo che ci manca. Questo fatto di stare sempre chiusi in noi stessi e gelosi di quello che abbiamo costruito, invece va condiviso di più e va esportato, perché questo è il vero valore. Noi ci destreggiamo tutti gli anni con questi maledetti bilanci dove si cercano i fondi per andare avanti nella programmazione, e la programmazione bisognerebbe farla più all'ampio raggio, perché diceva benissimo prima il presidente della fondazione, noi la cultura non si può inventare anno per anno. Io il prossimo anno ho scadenza dei contratti della direzione artistica e musicale, se mi muovessi il prossimo anno io il cantiere non lo farei, e io avrei bisogno di certezze anche di fondi pubblici più con investimenti appunto di programmazione, e purtroppo su questo siamo un po' deficitari, insomma. E noi siamo una fondazione di partecipazione pubblica e privata. Meno male abbiamo il comune di Montepulciano come socio fondatore che investe tantissimo in cultura. Io credo questo sia importante, perché è un fondamento del programma anche dell'amministrazione comunale, e anche i comuni dovrebbero investire di più in cultura e metterlo proprio nella programmazione nel programma di governo. Perché la cultura è proprio, come dicevo, è un sistema di vita della nostra comunità. Ecco, io insisto molto su questo sistema della rete, ecco, uscire anche dai cerchi, uscire anche fuori da questo sistema. Grazie. Grazie. Beh, è sembrato un intervento molto opportuno, molto interessante. Avete visto, anche mi candido per il laboratorio. Vuol dire che quando si mette sull'on il bottone, come è stato fatto stasera, si attivano relazioni, e già abbiamo visto Nicola Sani che dice noi siamo pronti a Stefania Ippoliti, lo dice Sandra Mazzini, la Fondazione Monte dei Paschi ha già fatto il suo, poi penso magari poi più tardi, insomma più avanti dovrà fare altro, ma insomma c'è un altro intervento, poi diamo ovviamente la parola a... Prego. Buonasera, sono Marco Bonucci, alcuni di voi mi conoscono, molti ancora no, confido comunque nel futuro nonostante l'età, parlo della mia non della vostra. Io sono presidente della compagnia teatrale Grappolo, che è un'associazione no profit nata 10 anni fa all'interno dei volontari della pubblica assistenza, che tuttora ci ospita per fare le prove nei suoi locali, e non abbiamo nessun finanziamento, nessun contributo di nessun tipo, però noi oltre a fare la nostra attività teatrale riusciamo con questo a dare sugli 8.000 euro in media di beneficenza che distribuiamo sul territorio ogni anno. Ovviamente riusciamo a fare questo perché facciamo, le nostre produzioni sono di carattere popolare. Con questo portiamo in teatro più di 1.500 persone ogni volta, e questo ci permette appunto di fare beneficenza per pagare le spese del teatro. Però ovviamente al nostro interno c'è anche l'amore per fare teatro, quindi cerchiamo di fare contemporaneamente altre cose, da Pirandello, Goldoni, se non Baricco addirittura. Ovviamente cerchiamo di alzare l'asticella, però alzare l'asticella ci comporta di diminuire notevolmente il pubblico, e riusciamo al massimo ad arrivare a 400-500 persone. Se non avessimo avuto dietro il pubblico di 1.500 persone che ci portiamo con le commedie popolari, forse il nostro pubblico sarebbe di 100 appena. Quest'anno vogliamo alzare ancora di più l'asticella e abbiamo in progetto una cosa da fare in collaborazione col Franci. Si tratta di mettere in scena l'Histoire dei soldati Stravinsky, una cosa molto importante del 1918, se non la conoscete è un'opera nata molto povera, con 7 strumenti, un narratore, 2 mimi e una ballerina. Io sono 30 anni con mente questa cosa, quest'anno con collaborazione dei Franci pensavo di riuscire a portarla in scena. La mia paura è che, avendo alzato troppo l'asticella, il pubblico mi scenda troppo e non riesca a pagare le spese del teatro, che purtroppo il teatro a Siena, compresi i Vigili del Fuoco, se ne va sui 4.000 euro per sera. Basterebbe magari, ora ho cominciato a sognare stasera, un po' di sponsor magari della fondazione,
e magari poter sperare di portare questo spettacolo anche un po' in giro, magari essere ospitati una sera dalla Chigiana, magari alla Galleria di Perugia, veniamo gratuitamente, oppure al Cantiere di Montepulciano o magari anche in un'impresa parmigiana. Ovviamente la nostra attività nel territorio è molto vasta, ma non voglio parlare a dire di altro perché abbiamo altri progetti comunque. Bene, grazie. Grazie perché la vostra attività è molto conosciuta e anche insomma, qualitativamente davvero interessante. Francesca Velani voleva dare un ulteriore contributo. Volevo, non so se è stata diciamo, messa in attenzione questa cosa, Arbonus è sì una legge destinata al pubblico, cioè alle proprietà e ai beni di gestione pubblica, però l'ultima norma introdotta nel 2017 ha ampliato al sistema privato l'Arbonus a tutta la filiera dello spettacolo, cioè tutti quei soggetti che sono all'interno del FUS possono essere beneficiari di Arbonus. Il principio è lo stesso della legge, cioè la ragione per cui è nato Arbonus è spingere il privato a sostenere la valorizzazione della cultura, fosse esso restauro o manutenzione, poi dopo un paio d'anni è appunto entrata l'attività ordinaria, poi le mostre, perché è stato progressivo l'ampliamento di Arbonus e alla fine tutto il sistema del teatro e dello spettacolo, delle associazioni culturali, chiunque stia lì dentro, stia dentro il FUS, può ricevere delle donazioni e chi dona ha una defiscalizzazione del 65%, lo dico perché sono in pochi quelli che sono riusciti a focalizzare bene questa cosa, vuol dire che su questo tema si possono costruire delle strategie di territorio, si possono costruire delle strategie per esempio con delle imprese che possono avere un'attenzione al sistema dello spettacolo in maniera più ampia e anche quindi una programmazione del sostegno diciamo magari impresa, fondazione, istituzioni e naturalmente bigliettazione, attività del sistema stesso. È su questo principio che si basa Arbonus, cioè il principio di Arbonus è tutti facciano un pezzetto e si cementi il rapporto tra il privato, chi produce cultura e il sistema diciamo territoriale. La vera forza di Arbonus è questa. Naturalmente i 350 milioni di euro che sono stati raccolti, che sono una cifra enorme dall'inizio, da quando la legge è stata varata, hanno contribuito in maniera molto forte a rafforzare in alcuni territori soprattutto e a livello locale i rapporti tra il privato e il pubblico, ma tenete conto che solo il 3% di quelli che hanno candidato beni provengono dallo Stato, cioè sono MIBAC, il 3-4%. La maggior parte sono invece comuni o comunque istituzioni locali, comuni, province, regioni che hanno candidato patrimonio, musei eccetera eccetera. Adesso sta arrivando questo mondo invece della produzione culturale. Allora la filiera è proprio questa, è una politica Arbonus al di là della legge in sé, è una politica che ti dice cercate di costruire delle strategie di programmazione almeno triennali, quindi basandovi su il ritorno, che non è cumulabile, quindi può essere 3, 6, 9, 12, si può andare all'infinito, però almeno ragionando su 3 anni per costruire un percorso. Questo tema del cinema, per esempio, molto si potrebbe fare perché si potrebbero anche invitare le aziende che lavorano intorno alla filiera del cinema a dare un sostegno a delle imprese culturali locali su una programmazione che magari va a occupare dei beni culturali in luoghi inconsueti, quindi magari non nei teatri propriamente detto, ma nei paesi. Questa è un'operazione, per esempio, che è stata fatta in Basilicata con una legge della regione. Ecco, ispirandoci a delle buone pratiche che sono state portate avanti anche da altri territori, possiamo costruire il nostro modello. Ed Arbonus ha tante sfaccettature che studiandole bene cioè, ci possono aiutare. Noi qui vicino a Monteriggioni come fondazione per esempio siamo riusciti a comporre il restauro delle mura grazie al finanziamento della regione e contemporaneamente una piccola percentuale del comune, ma attirando delle imprese del territorio che hanno dato quello che mancava, che era il cofinanziamento. E siccome hanno visto realizzare poi quel pezzetto, hanno ribussato alla porta del sindaco e gli hanno detto va bene, ma noi ci siamo anche la prossima
prossima volta, visto che l'avete fatto, perché questo è l'altro tema, mi raccomando, quando vi avvicinate alla legge pensate sempre a cose che potete portare in fondo e che il mecenate può vedere. Ora voi vi chiederete come mai questa signora sa tutte queste cose di Art Bonus, perché noi gestiamo il concorso Art Bonus dell'anno come fondazione, che per 2 anni di seguito è stato vinto in Toscana. Quindi diciamo che per 2 anni siamo andati col Ministero dei Beni Culturali a portare una targa, uno all'archeodromo di Poggi Bonzi e una all'Accademia di Belle Arti di Carrara, perché loro erano riusciti a muovere la comunità e a votarli come mecenati migliori e progetto migliore dell'anno. E naturalmente il concorso riparte anche quest'anno e quindi bisogna candidarsi, perché dà tanta tanta visibilità e porta tanta energia, e Art Bonus funziona sulla partecipazione culturale, ma anche proprio fisica, di venire poi alle manifestazioni che quell'istituzione fa. Bene, grazie a Francesca Verani. Non so se Ferrari volevi aggiungere qualcosa. Per Solo un'anticipazione, che sì. Stiamo lavorando al portale dell'Art Bonus Toscana, che sarà integrato con quello nazionale, quindi in un paio di mesi ovviamente sarà reso pubblico. Penso sia carino, raccoglierà la partecipazione emotiva, spero, di tutti. Bene, grazie. Allora, io non so se il Presidente vuole sintetizzare, no, allora siamo in fondo. Io me l'ho segnato due cose, due piccole frasi, insomma, che avevano mosso la Fondazione per lo scenario 2030, e cioè la Fondazione Montepaschi essere incubatore di progettualità innovativa e poi luogo di raccordo. Io ho avuto l'impressione che stasera e complessivamente in questi 3 tavoli di lavoro questa cosa sia accaduta, cioè un luogo di raccordo, un incubatore di progettualità innovativa. Adesso la palla, che è anche una sfida, passa alla Fondazione, perché tutto questo e tanto altro giunga a progetti strategici e concreti per davvero, insomma. E questo è, credo, il contributo che un po' tutti stasera, a cominciare dai relatori, abbiamo voluto dare. Grazie a tutti.